Giovedì 26 gennaio, buongiorno dagli studi di Telequattro, benvenuti al consueto appuntamento con Svevia a Trieste, come sempre rassegna stampa, situazione meteorologica, collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per conoscere eventuali problemi nel traffico oggi in città. Dopodiché dalle 7.30 spazio ai nostri ospiti, il primo di oggi sarà Alessandro Tronchin, esponente del Partito Democratico, seguito dalle 9 alle 10.30 da Bruno Marini, consigliere regionale di Forza Italia. Come sempre telefonate in diretta con le vostre domande chiamando allo 040 313 993 con la consueta raccomandazione: per cortesia abbassate il volume della vostra televisione prima di chiamarci. Iniziamo allora a guardare intanto il sito dell'OSMER per quanto riguarda le previsioni meteo della giornata odierna. Nelle prime ore del mattino sarà possibile la presenza di modesta nuvolosità in quota, in giornata cielo sereno. Sulla costa soffierà ancora bora sostenuta al mattino, moderata in giornata. Per quanto riguarda le temperature in pianura, andiamo da una minima di meno 5, meno 1 gradi a una massima di 5-8 gradi, qui sulla costa da una minima di meno 1 più 3 gradi a una massima di 4-7 gradi. Questo il meteo previsto per la giornata di oggi. Prime pagine dei quotidiani, piccolo Coop 222 soci contro la regione, crack operaie, via alle cause per omessa vigilanza. L'ente si difende. Subito sopra la manifestazione in tante città italiane, ieri in ricordo di Giulio Regeni, ormai un simbolo viene definito, fiaccole da Fiumicella a Trieste, da Roma al resto del mondo, commossa la famiglia. È la promessa del presidente Mattarella e le istituzioni, l'Italia non mollerà. Andiamo più sotto al centro pagina, una foto della vettura, di una delle vetture del tram di Opicina incidentate nell'incidente della scorsa estate, questo è il numero 404. C'è stato un reportage, diciamo così, da parte di, mi pare, Giampaolo Sarti, sia l'autore che appunto si è recato nel capannone ove si ripara il tram. Ed è iniziato appunto il restyling, ci vorrà ovviamente un po' di tempo affinché la vettura sia riparata e possa quindi riprendere servizio insieme a tutta la linea. Sulla sinistra la politica Italicum, la consulta sancisce il ritorno al proporzionale e quindi i grillini e la Lega chiedono a giugno andiamo a votare. Sotto i commenti di Gianfranco Pasquino, adesso tocca al Parlamento riscrivere la legge e invece per quanto riguarda il problema migranti, c'è un vertice con il ministro Minniti che convince le regioni mentre si apre un tavolo sui mini centri di identificazione ed espulsione. Oggi con il piccolo anche l'inserto Economia Nord-Est con un inserto di 40 pagine con le top 500 imprese del Friuli Venezia Giulia in vetrina, un'ampia carrellata appunto di tutta quella che è lo stato di salute delle aziende nel nostro territorio. E ancora a fondo pagina trovato il gestore, il pedocino d'inverno alla Pro Selectute. E quindi appunto sarà questa sodalizio a gestire nel periodo invernale il pedocin. E ancora parto in casa a Trieste, a fretta di nascere, il papà fa l'ostetrico. Questa è la prima pagina del piccolo, ci fermiamo per il consueto primo stacco pubblicitario, a tra poco. Eccoci nuovamente in studio con Svevia Trieste, proseguiamo intanto a guardare le prime pagine dei quotidiani e abbiamo visto quella del piccolo, passiamo al Messaggero Veneto. I genitori di Giulio non mollate, i 1500 a Fiumicello per ricordare il ricercatore friulano ucciso al Cairo. E qui sotto appunto la foto che riguarda la manifestazione ieri nella località di Fiumicello. Subito sotto la testata, nuova al ballottaggio, pronti per il voto, la consulta salva il premio di maggioranza, la legge può subito essere applicata, dicono i magistrati. Qui anche un commento sempre di Gianfranco Pasquino, lo stesso che abbiamo visto sul piccolo, anche se con un titolo diverso, nuove regole di stampo europeo. E sulla destra invece come cambieranno gli scenari? In Friuli Venezia Giulia un terzo degli eletti non dovrà andare a caccia di preferenze. Appunto perché i capilista saranno già definiti a monte dai partiti. Dopodiché anche il Messaggero presenta oggi l'inserto di 40 pagine per quanto riguarda il Nord-Est economia con top 500, il futuro delle aziende. Sulla destra invece pensionato di 71 anni, sequestrato dalla Colf, ma lui riesce a fuggire.
Più sotto, abitanti in crescita, Udine torna a sognare di raggiungere quota 100.000, appunto, residenti. E ancora a fondo pagina, domani il giorno della memoria, la Shoah si abbatté sul Friuli, intere comunità scomparvero in ricordo del barone Morpurgo. Questa è la prima pagina del Messaggero, passiamo a quella del Corriere della Sera. Cambia l'Italicum e scontro sul voto. Legge elettorale, bocciato il ballottaggio, restano il premio di maggioranza e i capilista bloccati. È già applicabile, dicono i magistrati, appunto il verdetto della Consulta. Renzi dice torniamo in campo, Grillo ora ai seggi, cautela invece dal Quirinale. E qui un commento di Massimo Franco, le scorciatoie da evitare, appunto adesso nel decidere con quali modalità andare al voto. E poi il caso del sorteggio, le parole chiave e la via d'uscita, cancellata la norma che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. Restava il problema del criterio con il quale assegnare i seggi scartati dal capolista. Ecco la via d'uscita trovata dalla Consulta, sopravvive comunque allo Stato il criterio residuale del sorteggio. E poi sul Corriere della Sera un'intervista a Pierluigi Bersani, ex segretario del PD, prima le regole e poi le urne, dice. Sulla sinistra invece Ernesto Galli della Loggia, Unione Europea e Mediterraneo, le partite che Berlino non gioca. A centropagina, Trump in Messico e un muro di 3.200 chilometri, barriera lungo tutto il confine e via alla stretta sui profughi. Sulla destra a Roma invece Raggi, la sindaca Raggi, rischia il processo subito, chiarirò tutto, dice dalle chat il patto Marra-Romeo. Mentre in Francia il candidato del centrodestra l'Eliseo Fillon è stata indagata sua moglie. E ancora a fondo pagina, lo Stato non incassa 14 miliardi di tasse. La Corte di Cassazione intasata dai ricorsi tributari. Sono la metà dei fascicoli arretrati. E poi ancora il caso di Jessica Notaro, Miss Romagna 2007, sfregiata con l'acido, la forza di Jessica, appunto il cuore con le dita. Abbiamo visto dal suo letto d'ospedale l'immagine con le sue dita, l'immagine postata su Facebook, con le dita appunto unite a disegnare un cuore, un segnale di fiducia nel futuro. E poi ancora una storia, la morte di Walter, medico d'Abruzzo, Walter Bucci, il medico morto nello schianto dell'elicottero, era un simbolo appunto dell'Abruzzo. Aveva avuto la casa crollata nel sisma dell'Aquila, era stato tra i primi ad arrivare sugli sci all'hotel Rigopiano. Questa è la prima pagina del Corriere, torniamo allora al nostro quotidiano locale e iniziamo come sempre insieme la lettura, la manifestazione per Regeni, fiaccole verso il cielo nel colore giallo. Giulio, in 2000 lo ricordano a Fiumicello, i genitori si ricomincia a vedere una lucina, ma tanto da fare, ho capito che moriva pian piano in vita, questo è terribile. E qui abbiamo appunto le immagini di piazza, anche di Piazza Unità ieri sera, di Fiumicello, ma soprattutto il Palazzo della Regione in Piazza Unità che ieri sera è stato appunto illuminato con dei colori gialli, mentre queste foto sulla destra si riferiscono appunto a Fiumicello. Il ricordo a un anno dalla scomparsa nel paese natale del ricercatore, i ragazzi del governo dei giovani, la verità è più forte, dicono. La folla è commossa, Giulio è nei nostri cuori, amici, conoscenti, ma tante persone comuni in strada, sul palco uno studente egiziano, questo a Fiumicello. Poi invece il presidente Mattarella dice assicurare i colpevoli alla giustizia. Il presidente chiede la collaborazione più ampia per giungere all'obiettivo, i messaggi di vicinanza e di solidarietà dal mondo politico, istituzionale e sindacale. C'è anche una telefonata del Premier Gentiloni ai familiari, dice che fiducia nel lavoro della magistratura, mentre Ettore Rosato su Twitter ha scritto dobbiamo verità a Giulio e ai giovani. E anche in Piazza Unità abbiamo detto la manifestazione, circa 200 persone, fra gli interventi quelli dei ragazzi del Collegio del Mondo Unito e appunto, come vi ho anticipato un attimo fa, Palazzo Regionale illuminato di giallo.
E ancora sempre il caso Regeni, anche nella pagina successiva, gli amici di tutto il mondo si mobilitano per Giulio. Da Oslo a Bogotà la rete ha organizzato manifestazioni in 18 città. Faceva comunicare persone e generazioni diverse, gli vorremmo sempre bene. Andiamo alla pagina successiva, veniamo alla politica, alla legge elettorale e il verdetto della Consulta. Bocciato il ballottaggio, Italicum applicabile. La Consulta non ammette il secondo turno, pluricandidature con sorteggio, legittimo il premio di maggioranza al partito che supera il 40% dei voti. A fondo pagina, voto o rinvio, sono divisi i parlamentari del Friuli Venezia Giulia. Rosato dice Mattarellum oppure urne subito. Fedriga dice niente scuse, andiamo appunto a votare, mentre la Savino dice che è stata sconfitta l'Assemblea. Andiamo alla pagina successiva, a Roma invece Raggi e il guaio mare, 5 Stelle difendono il sindaco. Mentre sempre per quanto riguarda l'esito della consulta per quanto riguarda l'Italicum, si forma l'asse Renzi-Lega. A giugno si può votare. Anche i grillini propongono di andare alle urne dopo un passaggio in Parlamento, ma Forza Italia chiede di rendere prima omogenei i sistemi per Camera e Senato. Mentre la minoranza PD non segue il leader nell'idea di elezioni rapide, Berlusconi spinge il proporzionale anche per i deputati. E dopodiché invece veniamo qui in Friuli Venezia Giulia, primarie nel centrodestra anche in regione. Il gruppo di Renzo Tondo con la convenzione blu di Fitto, vogliamo un confronto nella coalizione. Ex governatori in sintonia, uniti dal superamento del berlusconismo, dal rifiuto di qualsiasi inciucio con la sinistra e dalla voglia di primarie. A Roma, come a Trieste, Renzo Tondo e Raffaele Fitto non a caso si scambiano l'endorsement. Per i leader di autonomia responsabile, Fitto può correre da premier. Per l'europarlamentare pronto a trasformare la sua convenzione blu in un progetto per il paese, Tondo ha senso di responsabilità per fare sintesi. In regione, prima Trieste e poi Udine, per presentare il battesimo di sabato 28 gennaio all'Hotel Ergife di Roma, giorno in cui verrà svelato il nome del nuovo soggetto. Si può proporre la propria scelta nel sito di Convenzione Blu. L'ex ministro Fitto trova la conferma che autonomia responsabile sta dalla sua parte, per convinzione di Tondo e dei consiglieri regionali rispetto a un'agenda già definita. E quindi appunto si chiede che il centrodestra si ricostituisca su basi democratiche e per riuscirci la via non può essere che quella delle primarie, ma primarie con regole serie e un dibattito aperto sui contenuti come è accaduto in Francia. La pagina successiva, dedicata, andiamo un attimino più giù perché qui non ci si muove, altrimenti allora. Piano di Roma per i migranti, via al tavolo sui mini CIE, sui centri di identificazione ed espulsione, incontro con le regioni da definire le sedi. Ministro Minniti, più severità e integrazione, ma impegno sui rimpatri, intese con le comunità islamiche per sermoni in italiano. E qui la Presidente Serracchiani che dice fondi dell'Unione Europea per assicurare ai comuni assunzioni di personale, mentre Gianni Torrenti, l'assessore delegato appunto ai problemi dell'immigrazione, dice un gruppo di lavoro ristretto per il confronto con Roma. Mentre sulla destra progetto dell'Unione Europea per bloccare i rifugiati dalla Libia. Andiamo alla pagina successiva. Trump mette la prima pietra del muro. Il presidente americano firma gli ordini, barriera col Messico e stretta su illegali e rifugiati. Misure per il ghetto di Chicago. Andiamo avanti, arriviamo alla pagina 10 dedicata ai Balcani. Golfo di Pirano, no all'arbitrato, ma dialogo a due. Dopo il rifiuto del giudizio, la Croazia propone a Lubiana di avviare un confronto diretto per trovare una soluzione. Mentre un caso, Israele, monito a Zagabria, rimuovete quel preside che appunto è un preside di una scuola croata che viene definito come revisionista per quanto riguarda appunto gli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale. A fondo pagina, Serbia-Kosovo, dialogo tra sordi a Bruxelles. Mogherini, bene che le parti pensino alla moderazione, ma arrivano nuovi scambi di accuse.
Pagina successiva, Istria Quarnero Dalmazia, edilizia in rilancio, in Istria mancano almeno 500 operai. Investimenti in nuove strutture alberghiere, le aziende chiedono di poter assumere maestranze extra Unione Europea. Mentre a Fiume una macelleria nel mirino dei vegani, la polizia indaga. Ci sono state appunto ingiurie e minacce nei confronti di, su un sito web della macelleria di Fiume, di proprietà di due fratelli, presi appunto di mira da vegani estremisti, come si sono autodefiniti gli autori di questo gesto. Ancora a fondo pagina, incontro a Ravenna, Museo Diffuso, partner a confronto, discussi, sinergie e ruoli in vista del bando per i fondi europei, questa iniziativa dell'Università Popolare di Trieste. A pagina successiva, Abruzzo sotto shock, uccisi da traumi e gelo e scontro sulle autopsie. Il PM a Rigopiano, nessuno è morto, solo di ipotermia, 27 i corpi recuperati. Il medico di D'Angelo, stroncato dal freddo, entro 2 ore si poteva salvare. Mentre il Premier Gentiloni difende la protezione civile e dice fatto ogni sforzo in questa tragedia. E ancora il racconto di Giorgia e Vincenzo, vivi mangiando solo il ghiaccio, mentre c'è l'urlo del padre di Feniello, voglio giustizia. E ancora a fondo pagina l'incidente di Lucoli e l'ambulanza, c'è la scatola nera, inchiesta sul velivolo del 118 precipitato dopo aver effettuato un soccorso sulle piste. La pagina successiva, lo conosce in chat, sequestrata per mesi, la donna di 53 anni è stata liberata dalle forze dell'ordine allertate dal figlio. A tenerla segregata era un giovane. Mentre per quanto riguarda le autostrade, a 4-5 incidenti in un'ora, lunghe file fra la Tisana e San Giorgio di Nogaro. Andiamo più sotto, a New York, simulazione di sequestro, cadono le accuse contro l'apo Elkan. Mentre invece sesso a pagamento con minori disagiati, arrestati 9 italiani. Questo succedeva tra Milano e Pavia. Gli italiani sono fra i 30 e i 60 anni, appunto, residenti nelle due province lombarde. E poi, dopo il contrasto con il Papa, ha commissariato l'Ordine di Malta. Festing si dimette e Bergoglio mette alla guida il delegato pontificio. La pagina successiva, dedicata all'economia, la sfida per le generali, Minali lascia più poteri a Donnè, il CDA fa quadrato e nomina Luigi Lubelli il nuovo capo della finanza, i vertici di Intesa San Paolo sentiti dalla Consob. E poi l'amministratore delegato di AXA, Bubarì, getta acqua sul fuoco, non stiamo puntando sul leone. Questi invece erano i rumors che sembravano appunto ci fosse un forte interesse da parte della grossa compagnia francese nei confronti delle generali. E a fondo pagina gli analisti, in gioco non c'è solo l'italianità. Chiunque sarà lo sposo, ci attendiamo un impatto positivo sui conti. Ipotesi spezzatino di UBS. La pagina successiva, sempre l'economia, Trieste al centro del domino, la fiammata di Unicredit, i mercati guardano alla banca di Mustier, azionista forte di Mediobanca, come un possibile protagonista del risico e il titolo schizza in borsa. La pagina successiva, economia sempre, rete veloce in Friuli Venezia Giulia, via il secondo bando, giallo su una mappa del Sole 24 Ore che ci cancella, fra virgolette, dalla banda larga. La regione c'è già, coperte le città capoluogo. Ci fermiamo qualche istante perché c'è pronto il collegamento con la sala operativa della polizia locale, dove al telefono per noi c'è il maresciallo Laura Marzotti. Buongiorno maresciallo. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Per la giornata non ho da segnalare nulla di particolare, viste le condizioni meteo, anche insomma, per il momento è tutto tranquillo, insomma, anche nella nottata non abbiamo fatto interventi di particolare rilevanza. Ripeto, lavori in giornata da segnalare ai telespettatori non ci sono. Per il pomeriggio ci sarà solo una manifestazione perché iniziano le manifestazioni per le giornate della memoria. Sarà una manifestazione oggi pomeriggio alle 17
Piazza Antistante alla Risiera, ma di questo poi parleremo insomma anche nei collegamenti successivi, anche all'ora di pranzo. Per il momento non ho altro. Perfetto, grazie allora Maresciallo, intanto buona giornata e buon lavoro. Grazie a tutti quanti. Allora, subito sopra l'articolo che abbiamo visto che riguarda la rete veloce nella nostra regione c'è questa notizia del primo treno sul, scusatemi, sul corridoio Adriatico-Baltico. È partito appunto ieri mattina da Campo Marzio il treno che oggi arriverà, sfonderà il muro del mercato scandinavo alle 13, infatti sarà a Kiel, porto tedesco sul Mar Baltico al confine con la Danimarca. Alla partenza del treno ieri mattina a Campo Marzio c'era appunto il nostro Umberto Bosati, che ha realizzato un servizio sulla partenza di questo convoglio, ve lo voglio riproporre, scusate lo gioco di parole. Ecco il servizio del TG di ieri sera. È partito questa mattina da Trieste il primo convoglio che collega un porto del Mediterraneo con un porto del Baltico. A garantire il convoglio, che di fatto anticipa l'apertura di un corridoio, il cosiddetto TEN-T Adriatico-Baltico, l'accoppiata italo-turca che gestisce EMT. Per Parigi ed Ecoli il 35esimo treno che settimanalmente parte dal Molo Sesto, dove attraccano i traghetti in arrivo dalle coste turche. La frequenza di un convoglio alla settimana è comunque da considerarsi sperimentale. L'ideale è di arrivare a 3-4 partenze alla settimana, anche poi per dare un servizio e una celerità di consegne sui relativi mercati sufficientemente competitiva. Tutti quei ragionamenti che anche a livello nazionale si fanno dicendo che l'Italia non è riuscita a essere piattaforma logistica nel Mediterraneo non vanno a coinvolgere quella che è l'attività del porto di Trieste, perché il porto di Trieste già con tutto il network intermodale che già era esistente prima di questo treno riusciva a portare merci a ridosso dei porti nel nord Europa, adesso superiamo quello che è il limite del mare Baltico e andiamo addirittura a rifornire tramite questo treno anche il mercato scandinavo. Il presidente D'Agostino stamani ha voluto inoltre sottolineare l'implicita apertura che un simile collegamento potrebbe garantire persino con il mercato iraniano, in forte espansione e che di fatto transita per la Turchia. Il convoglio arriverà a destinazione domani nella tarda mattinata dopo un viaggio lungo 26 ore. Prima destinazione Kiel, all'estremo nord della Germania, dopo un tragitto di 1360 km. Da qui, dopo ulteriori 234 miglia marine percorse in 14 ore a bordo di un traghetto, le merci potranno arrivare in Svezia, a Göteborg. Il treno sarà composto da 16 carri doppi, lunghi oltre 13 metri e mezzo, con la possibilità di caricare contenitori, semirimorchi e casse mobili. Trasporta sia i, diciamo, merci di produzione, voi sapete la Turchia è una piattaforma industriale per tutta l'Europa e in questo caso sono merci che dalla Turchia di produzione da elettrodomestici ad abbigliamento, apparecchiature e quant'altro di produzione turca che vanno verso sia il mercato tedesco che poi scandinavo. Dall'altra parte, naturalmente perché un treno deve essere bilanciato, c'è produzione automotive che dalla Scandinavia arriva verso appunto i mercati sia continentali europei piuttosto che appunto il mercato turco. Rappresenta la dimostrazione che questo nostro bacino dell'Alto Adriatico può affacciarsi su mercati che fino a pochi anni fa si pensava fossero assolutamente esclusi dall'ambito di interesse del nostro porto. Ecco, quindi questo il servizio sulla partenza ieri di questo primo treno merci. Andiamo ancora al piccolo, un paio di minuti, pagina 17, sempre l'economia, top 500, l'economia Friuli Venezia Giulia in vetrina oggi alle 17 all'Hotel Savoia, la presentazione del report allegato appunto al piccolo sulle imprese regionali. La pagina successiva è dedicata ai commenti, abbiamo visto Gianfranco Pasquino, adesso tocca al Parlamento a proposito della legge elettorale. Dice Pasquino, l'Italicum uscito dalla decisione della Consulta è applicabile ma migliorabile. Si guardi ad altri esempi europei e si riscriva con raziocinio, non in fretta, la legge elettorale. Poi invece Vincenzo Milanesi sulla giornata della memoria, il significato appunto del 27 gennaio che va oltre le manifestazioni esteriori, può essere l'antidoto con cui combattere i fanatismi e i fondamentalismi.
E ancora a fondo pagina Maurizio Mistri, la rivoluzione di Trump riguarda NATO ed Europa, un'analisi appunto sul nuovo presidente americano. Arriviamo alla prima pagina della cronaca di Trieste, cooperative operaie, la battaglia legale, in tribunale scatta la resa dei conti, udienze al via, causa civile di 222 soci contro la regione per omessa vigilanza, la difesa dell'ente sono loro a non aver tutelato per primi i propri interessi. E poi invece per quanto riguarda l'avvocato Consoli, l'attesa per le mosse del liquidatore, Consoli pronto all'azione di responsabilità subito dopo gli eventuali rinvii a giudizio. È probabile una convocazione dell'Assemblea prima di far partire l'iter giudiziario e l'obiettivo dei rimborsi, il concordato fissa il target all'81,4%, oggi per quanto riguarda gli importi appunto erogati siamo arrivati al 70,6%. E per quanto riguarda appunto il tribunale in sede penale, il destino in bilico di 36 ex manager. Già chiesto il processo per Marchetti della Valle e tre sindaci. A marzo si definirà anche la posizione di Seghele e altri 31. Bene, ci fermiamo qui con la nostra rassegna stampa, qualche istante di pubblicità e poi il nostro primo ospite di questa mattina, Alessandro Tronchin del Partito Democratico. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio con Svegli a Trieste, do il benvenuto ad Alessandro Tronchin, esponente del Partito Democratico, assoluto dei giovani del Partito Democratico. Buongiorno a tutti. Allora, potremmo partire dalla decisione della Consulta per quanto riguarda l'Italicum, ovviamente oggi la stampa dedica ampio spazio all'esito della Consulta, appunto, che sancisce il ritorno a proporzionale. Boccia in qualche maniera l'Italicum, viene giudicato legittimo il premio di maggioranza per il partito che supera il 40% dei voti. I giudici dicono la legge è subito applicabile, ci sono già ovviamente dalla Lega, da Beppe Grillo in particolare, la richiesta di andare subito, prima possibile, alle urne, anche se ovviamente serve un passaggio comunque in Parlamento. Così, un suo giudizio su quest'esito, aspettato, non aspettato, e quando soprattutto secondo lei si andrà a votare? Sì, beh, le prime interpretazioni che ieri sono venute fuori subito dopo, che sono state rese note sostanzialmente le decisioni in merito all'Italicum, sono state le più disparate, come purtroppo spesso accade, e ciascuno ha cercato di tirare, diciamo così, l'acqua al suo mulino. Diciamo che non è stato dichiarato incostituzionale l'Italicum in sé, è stato dichiarato incostituzionale uno dei punti, quello relativo al ballottaggio, ma se facciamo un attimo, non per scendere troppo nei tecnicismi che magari a quest'ora anche del mattino alla gente interessano anche relativamente, l'Italicum era stato pensato in combinato con una riforma costituzionale nel quale il governo avrebbe ricevuto la maggioranza essenzialmente da un'unica Camera, che era la Camera dei Deputati. Ecco quindi la logica del cosiddetto ballottaggio. Venendo meno la riforma costituzionale che è stata bocciata nel referendum del 4 dicembre, anche la logica del ballottaggio non poteva più sostanzialmente stare in piedi, in quanto ci saremmo trovati sostanzialmente a votare con un sistema elettorale per la Camera dei Deputati, con un sistema elettorale per il Senato della Repubblica. La Corte quindi sostanzialmente ha tolto questo vulnus, mentre le altre parti sulle quali sostanzialmente i vari tribunali avevano mosso delle osservazioni alla Corte Costituzionale, che era la questione dei capilista bloccati, ricordiamo che nell'Italicum solo il capolista era bloccato, mentre gli altri deputati sarebbero stati eletti mediante le preferenze, quindi mediante il voto e l'espressione diretta di quest'ultimo da parte dei cittadini, e la candidatura e la questione delle candidature multiple, ovvero la possibilità di uno stesso capolista di essere candidato in più circoscrizioni e poi di scegliere la circoscrizione nella quale sostanzialmente risultare eletto, non è stato bocciato nemmeno questo, è stato introdotto un sistema del cosiddetto sorteggio, ovvero sostanzialmente non è più l'eletto capolista che decide in maniera autonoma in che collegio finire, ma sostanzialmente vi sarebbe un'estrazione casuale.
La Corte ha anche detto che la legge sostanzialmente è applicabile direttamente, soprattutto per quello che riguardano le soglie di sbarramento, che sono abbastanza omologhe tra Camera e Senato per liste e per coalizione, anche se ricordiamo che il premio di maggioranza riconosciuto alla Camera non è sulla coalizione, ma è sulla lista che ottiene il 40% più un voto. Ovvio è che se da un lato si sblocca uno di quei punti che, se pensiamo anche al discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Mattarella, era dato come condizione sine qua non per giungere poi all'espressione della volontà popolare, ovvero alle elezioni, ovvero avere una legge che fosse in grado di garantire un'uniformità tra la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Oggi un vulnus l'abbiamo tornato. Dal mio punto di vista, prima di andare alle elezioni, bisogna comunque fare un passaggio parlamentare. Certo è che il Partito Democratico, prima ancora della sentenza della Consulta, la sua proposta di omogenizzazione tra le due leggi, Camera e Senato, l'aveva già messa sul campo, e altro non era che un ritorno al vecchio sistema del Mattarellum, con il quale, ricordo, siamo andati a votare, o meglio, io non potevo ancora votare all'epoca, nel 94, nel 96 e nel 2001, quindi un sistema sostanzialmente maggioritario con i collegi, quindi con una diretta rappresentanza tra l'eletto e l'elettore, più una quota residua di proporzionale, applicabile sia alla Camera che al Senato. Qua c'è stato un primo, chiamiamolo così, sì, da parte di Matteo Salvini e della Lega. Invece osserviamo che le altre forze politiche, il Movimento 5 Stelle e anche il variegato mondo del centrodestra a livello parlamentare, diciamo, spingono più verso un sistema proporzionale. Staremo a vedere. Diciamo che la Corte, torna a dire, ha dato un principio solido, secondo me. Si può andare a votare, quindi comunque, qualora gli altri partiti non riuscissero non tanto a mettersi d'accordo quanto a fare quella triste pratica italica della melina, non ci sarebbero più alibi. Certo. Guardando il quotidiano di oggi c'è la posizione dei vari parlamentari del Friuli Venezia Giulia, e vediamo che comunque anche all'interno del Partito Democratico ci sono delle posizioni diverse. Leggendo rapidamente quanto riporta appunto il giornale, Ettore Rosato è convinto che la sentenza della Consulta renda possibile il voto subito. Francesco Russo invece ritiene che il verdetto dia respiro a entrambe le parti, a chi punta alle elezioni anticipate e chi al contrario preferirebbe tempi lunghi per le urne se non la scadenza naturale del 2018. Letture diverse quindi quelle dei due parlamentari triestini, uniti però nel sostenere la proposta del Mattarellum, la prima nell'agenda del PD, e nell'assegnare alla politica la responsabilità del momento. Tocca a noi, dice con chiarezza il senatore Francesco Russo, fermo restando che per il Friuli Venezia Giulia nulla cambia sul fronte dell'Italicum. I due collegi, così come erano stati disegnati, non si toccano. Le reazioni arrivano a stretto giro. C'è chi, come il capogruppo alla Camera, interpreta la decisione della Corte come una promozione della legge voluta dal PD, e chi, come Carlo Pegorer, sostiene invece il contrario. La Consulta ha respinto l'impianto dell'Italicum, dichiara l'esponente della sinistra Dem. I rischi di criticità e incostituzionalità, che assieme ad altri colleghi del Senato avevamo sollevato, hanno trovato conferma. Neanche sul futuro c'è convergenza. Rosato ritiene che non si trovasse l'accordo sul Mattarellum, si può comunque già votare con i due consultellum, come sono stati definiti. Pegorer punta all'approvazione di una legge elettorale che renda omogenee le modalità di elezione di Camera e Senato. Alla ricerca, prosegue, di un giusto rapporto tra il principio costituzionale della rappresentanza e la possibilità di garantire una governabilità. Il PD è chiamato a dare concretezza a questa esigenza. Russo prova a fare sintesi, ora partono i giochi, credo si inizierà a lavorare per un nuovo testo. È compito della politica individuare la migliore soluzione possibile. Andando invece in casa centrodestra, una politica, meglio un Parlamento che esce sconfitto da questa partita, dice Sandra Savino. Il problema non è se la sentenza avvicina o allontana il voto, quel che resta della vicenda è che non si è stato in grado di costruire un sistema che reggesse. Con tutto il rispetto per la Corte Costituzionale, determinare un indirizzo sulla legge elettorale deve essere compito dei parlamentari. Mentre per Massimiliano Fedriga bisogna andare subito al voto, non ci sono più scuse, è troppo comodo dire voto subito e poi iniziare a prendere tempo dicendo di voler mettere mano alla legge elettorale.
si votasse comunque per la Camera con l'Italia come ridisegnato ieri, in regione i collegi sarebbero due. Quello che interessa le province di Trieste e Gorizia include il territorio della Bassa Friulana e Friuli Orientale, per un totale di 44 comuni della provincia di Udine, compresi quelli con tutela della minoranza di Tervisio, Resi e Malborghetto più Chiusaforte. Mappa che sulla carta consente di riequilibrare territorio e popolazione per assegnare 7 deputati al collegio 1 e 6 al 2. Fra l'altro ricordo che quando erano stati definiti questi due collegi c'erano state anche molte polemiche per lo spezzettamento delle province che venivano appunto in parte incluse in un collegio in parte nell'altro. Comunque ecco, vediamo che non o c'è... meglio delle ex province. Sì, delle ex, delle ex, nella certo, nostra regione non ci sono più. Non ci sono più, più. Certo, all'epoca, all'epoca c'erano ancora. C'erano... all'epoca era legittimo parlare di province. Quindi comunque la sensazione che se ne ricava è da più parti quella di guadagnare tempo per portare avanti la legislatura. Ma diciamo che un po' come è normale che sia in queste sentenze, tutto lo spettro parlamentare tende a dire abbiamo vinto noi. Questo purtroppo è un triste vizio secondo me italiano nel quale nessuno perde mai, tutti hanno vinto, tutti hanno ragione, la linea di tutti di fronte a ogni passaggio importante è quella che viene confermata. Nessuno perde. La mia visione è molto semplice. Io non ho mai potuto votare con il Mattarellum per questioni di limiti d'età, ero troppo giovane. Però ho sempre apprezzato una cosa dei sistemi maggioritari, o meglio due. La prima, il fatto che il collegio è ragionevolmente un collegio non troppo grande, un collegio nel quale l'elettore può non solo, tra virgolette, conoscere direttamente, ma sapere direttamente chi è il suo deputato, la sua deputata, il suo senatore, la sua senatrice. E anche se quel collegio dovesse passare un candidato di un colore diverso rispetto a quello che ho votato io, se ho delle problematiche, delle esigenze del territorio, so direttamente a chi interfacciarmi proprio per la limitatezza del collegio. Inoltre il sistema maggioritario, che è un po' anche il sistema col quale si vota in Inghilterra, si vota anche se là c'è un doppio turno in Francia, si vota per la Camera e per il Senato negli Stati Uniti d'America, è un sistema che ragionevolmente consente, se non la sera stessa del voto, nell'immediato, di sapere chi vince, senza dover passare purtroppo per quell'altra triste dinamica, triste, cioè dinamica più che altro di Prima Repubblica, di fare i famosi accordi elettorali post voto e quindi in parte sottrarre al volere popolare quella che è l'indicazione di una chiara linea politica. Mi sembra anche che io sostenevo il sì, ma oggettivamente al 4 dicembre è passato notevolmente il no, gli italiani abbiano detto una cosa molto chiara, che vogliono essere determinanti e che vogliono, come è giusto che sia, essere loro in quanto cittadini a determinare. Quindi sottrarre attraverso dei papocchi al volere popolare quello che è l'indirizzo governativo di una legislatura, quindi di 5 anni, mi sembra una cosa oggettivamente non più in linea con i tempi, anche perché i cittadini a livello comunale, una volta che c'erano le province a livello provinciale, a livello regionale, sono già de fatto abituati a votare con un sistema simil maggioritario, sanno che chi prende un voto in più diventa il sindaco, sanno che chi prende un voto in più diventa il presidente della regione e ragionevolmente il sindaco, la sindaca, il presidente della regione che li governerà per 5 anni, quindi c'è anche una logica di stabilità, oltre che, torno a dire, di chiaro indirizzo politico. Certo, però magari in nome della stabilità forse si sono fatte anche delle scelte così che sviliscono un po' la democrazia, no? Perché alla fine attribuire anche un premio di maggioranza a chi ha preso un tot per cento di voti comunque va ad alterare quella che è la volontà popolare, perché dai più potere comunque a qualcuno che in realtà si fermava e rappresentava quell'X% della popolazione. Questo è vero, aggiungo però un elemento, diciamo che la legge elettorale con la quale abbiamo votato, e qui sì per questioni di età ho votato anch'io nel 2006, nel 2008 e nel 2013, era una legge comunque proporzionale, proporzionale senza però la possibilità di scegliere il tuo rappresentante, in quanto le liste sostanzialmente venivano fatte dai segretari dei partiti, era il famoso Porcellum.
Ma era comunque una legge che dava un premio di maggioranza, addirittura secondo me con un vulnus peggiore che in parte l'Italicum aveva corretto, ovvero non c'era una soglia minima d'accesso a quel premio di maggioranza. Tecnicamente avevamo 4 coalizioni e quindi lo spettro elettorale spezzato sul 25% ciascuna, uno prendeva un voto in più, quindi 25% più uno, e che significa che il 75% non esprimeva quella linea politica, aveva automaticamente la maggioranza alla Camera. Era un vulnus decisamente peggiore. Certamente. Ecco, per quanto riguarda invece... No, ne parliamo ancora un attimo perché c'è un telespettatore in linea, poi le chiedo per quanto riguarda il giorno di capilista, comunque ancora a appannaggio delle segreterie dei partiti. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno a... Buona giornata a voi. Buongiorno. Io chiedo solo una cosa che non c'entra niente. Dica. Ma siccome sono nonna e voglio portare i miei nipoti a vedere c'è un giovane là vicino, e a vedere i nipoti quella cosa che si fa a Rossetti per la storia della SOA, insomma. Ecco, volevo chiedere se bisogna prendere biglietti, dove si va per notare, forse voi lo sapete, io non ho visto sul giornale, non ho scritto niente. Saranno 3 giorni adesso, mi sembra, sono i ragazzi del Galilei. Le confesso che non lo so, non mi sono occupato della cosa, faccio un attimo una verifica, se lei continua a seguirci nei prossimi minuti durante la trasmissione vedo di acquisire questa informazione e dargliela in diretta, però deve avere... Scusatemi, sono nonna, ma si figuri. Il tempo di documentarmi, d'accordo? E poi va bene, tra poco. Saluto e vi ringrazio. Arrivederci. No, no, grazie a lei. Buongiorno, siamo qui anche per questa alla fine. No, devo verificare. Fica tutti i documenti, domani. Io parlo di queste cose del capilista. Ok, va bene. Allora, vediamo appunto il discorso. Allora, la questione del capilista, io la dico così: esistono già dei sistemi elettorali a livello europeo, penso ad esempio al sistema spagnolo, nel quale effettivamente comunque l'elettore non esprime la preferenza. Ci sono però delle liste nelle quali i candidati sostanzialmente alla Camera vengono inseriti che sono molto corte. La mia personale opinione è che anche i capilista dovrebbero in qualche modo essere selezionati non dalle segreterie ma attraverso dei metodi intermedi come possono essere le primarie. Quando però entriamo in questo tema ci scontriamo purtroppo con il fatto che le primarie non sono uno strumento, così come viene applicato in Italia, regolamentato dal punto di vista legislativo. Il partito a cui io appartengo, ovvero il Partito Democratico, le ha fatte sia per i candidati alle ultime elezioni politiche nel 2013, sia per la Camera che per il Senato. Le fa sostanzialmente ad esempio per individuare il candidato alla figura di sindaco o di presidente di regione. Altri partiti non le fanno, sappiamo che ad esempio il Movimento 5 Stelle utilizza questa piattaforma web nella quale non solo individua, però lo possono fare ovviamente solo gli iscritti al movimento, iscritti certificati, quello che poi sarà il candidato sindaco, così ad esempio è stata individuata Virginia Raggi, oppure lo usano per votare alcune proposte. Altri partiti, penso la Lega Nord, penso ad esempio il centrodestra, non l'hanno ancora applicata in maniera esaustiva. Mia quindi indicazione, se potessi essere io il legislatore, cosa che ahimè non sono, io cercherei di regolamentare a livello nazionale le primarie in modo da poter sottrarre, anche qualora non si passi a una legge come il Mattarellum e quindi una legge nella quale è l'elettore che nel collegio elegge, ma si tenga una legge nel quale il capolista viene comunque bloccato e i restanti sotto devono andarsi a cercare le primarie, che l'individuazione di quei capolista passi attraverso un momento di democrazia come quello delle primarie. Ma primarie, torno a dire, regolamentate non dagli statuti dei singoli movimenti o partiti, ma regolamentate in maniera chiara, limpida e trasparente per tutti i movimenti politici italiani. Allora, nel frattempo mi è arrivato un messaggio dalla biglietteria del Teatro Rossetti e ho poi in parallelo anche trovato sul sito del nostro Teatro Stabile le informazioni che ha chiesto la signora per quanto riguarda questo evento speciale dedicato alla giornata della memoria. Memoria. No, la memoria e la scelta, da 25 a 28 gennaio in Sala Bartoli, quindi non in Sala Generali, la sala grande del teatro, ma in Sala Bartoli, 4 recite, mercoledì 25, ormai era ieri sera ovviamente, oggi, domani e sabato sempre alle 21.
Ingresso posto unico a 3 euro. La prevendita è iniziata ancora sabato scorso. Bisogna recarsi appunto alla biglietteria del teatro, che è aperta dalle 8.30 alle 12.30 o dalle 15.30 alle 19 o anche alla sera un'ora prima dell'inizio dello spettacolo, quindi iniziando alle 21 vuol dire che la biglietteria è aperta dalle ore 20. Ci si reca appunto al Rossetti, si acquista il biglietto, ripeto, prezzo unico di 3 euro e si accede a questo spettacolo composto da appunto una serie di brani più anche filmati e curati appunto da anche dai ragazzi di liceo del Carducci, Dante, Galilei, Ober, Dan Petrarca, e gli studenti sono appunto i veri protagonisti del progetto, ovviamente organizzato d'intesa con il comune di Trieste, e questa iniziativa vuole andare ad arricchire il programma di iniziative legate al giorno della memoria qui a Trieste. Quindi queste le notizie, le informazioni che la signora ci chiedeva un attimo fa, ma che credo possano interessare a tutti i nostri telespettatori. C'era una, restando in casa Partito Democratico, c'era la notizia desunta da Facebook che riguarda alcune minacce pesanti ricevute dalla Presidente Serracchiani, addirittura anche dei proiettili, eccetera. Ne abbiamo realizzato ieri un servizio per il nostro telegiornale, però ve lo volevo riproporre, ma c'è una telefonata in attesa, per cui ovviamente diamo la precedenza a chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego, buongiorno. Signora. Volevo parlare con il suo ospite relativamente alle primarie. Più di una volta sono usciti alcuni piccoli scandali relativamente alle primarie, cioè sono stati presi così un po' allegramente queste persone per poter esprimere la propria preferenza con vari sistemi, diciamo così. E quindi mi chiedo come un partito serio possa ancora affidarsi alle primarie per sapere che cosa ne pensano i cittadini. Grazie, buongiorno. Grazie a lei signora, buona giornata. Allora, cerco di essere telegrafico. Io ho partecipato alle primarie sia come rappresentante di seggio, tra l'altro alle ultime primarie che si sono tenute qui a Trieste per l'individuazione del candidato sindaco tra Russo e Cosolini, e devo essere sincero, nel mio seggio non ho visto particolari alterazioni. Ho partecipato alle primarie anche più di una volta da votante e nemmeno in quei casi là ho visto chissà che tipo di alterazioni. Il principio però è un altro, e lo ripeto di nuovo perché l'ho detto poc'anzi. Uno strumento come le primarie, che sono uno strumento di democrazia lì dove viene applicato in maniera intensiva, e torno a dire, in sistemi come quello parlamentare inglese per l'individuazione di quelli che poi sono i candidati nei collegi, o anche nei sistemi statunitensi, dall'individuazione del candidato presidente della Repubblica, Trump è stato individuato con le primarie e Hillary Clinton idem, sino all'individuazione dell'ultimo candidato sindaco nel paese più piccolo, nella contea più piccola degli Stati Uniti, sono degli strumenti normati per legge. Io dico, il Partito Democratico ha avuto un grandissimo merito, aver introdotto la questione, che è anche una questione di coinvolgimento effettivo non solo di chi è iscritto al partito, ma anche dei simpatizzanti e di chi più in generale si riconosce, nel mio caso, in un'area di centrosinistra, ma potrebbe essere visto benissimo a specchio in un'area di centrodestra. Ha introdotto il tema. Il tema, dal mio punto di vista, per essere sottratto e per fugare qualsiasi forma di dubbio, legittimo o illegittimo, io ripeto, per parte mia, quando vi ho partecipato, non ho mai visto nessun tipo particolare di alterazione. È pur vero che i media ci hanno riportato, penso ai casi delle primarie per l'individuazione del sindaco di Napoli due tornate fa, oggettivamente, dei possibili situazioni di inquinamento. L'unico modo per risolverlo, torno a dire, è che il legislatore legiferi e quindi regolamenti per tutti i partiti a livello nazionale una normativa seria, chiara, limpida e trasparente che garantisca al simpatizzante, a chi si riconosce in un'area politica, di individuare il suo candidato senza che dopo vi siano recriminazioni da parte dello sconfitto, e che soprattutto permetta, secondo me, un aumento ulteriore della democrazia e della possibilità di scelta da parte del cittadino, del candidato e poi ovviamente dell'eletto. Abbiamo un altro telespettatore, pronto, buongiorno.
Sì, pronto, buongiorno. Io volevo fare un intervento in merito alle primarie. È inutile parlare di primarie adesso, perché Renzi sa benissimo, vuole andare il voto subito e vuole farci approfittare ancora di essere segretario. Allora, sarebbe una persona onesta, dovrebbe fare il congresso prima delle votazioni, questo punto primo. Visto il danno che si è combinato, io sono di sinistra, sono il fondatore dell'Ulivo, ero con Camerini, con Fanconi, gente veramente qualificata che faceva politica una volta, non quelli che cambiano bandiera da oggi a domani, saltano sul carro di Renzi, poi Renzi perde, incominciano ad abbandonarlo. Abbiamo visto il disastro che ci ha fatto il governo Renzi, è sotto gli occhi di tutti. Purtroppo abbiamo visto anche il disastro che è successo giù in Abruzzo, abbiamo visto che tutto quello che prometteva era gonfio come un gallo quando andava, io non vi abbandonerò mai, e poi mancano il gasolio per le turbine, non la protezione civile, è diventata una cosa che neanche il terzo mondo può pensare di non avere, per spianare la strada con un po' di neve che arriva, perché la neve non arriva da adesso, la neve è sempre arrivata e forse anche in maggior quantità. Ha promesso mille cose, ha messo tutti i suoi amici, guarda l'Enel che ha lasciato per 10 giorni le persone in quei paesi senza luce, senza niente, però cosa fa? Mi partecipa a Italia Trieste, per l'amor del cielo, tutto bene, tutto è quel che venga, ma chi gli dà i soldi per finanziare quelle cose là e non i soldi per fare la manutenzione ai manicotti perché si gelano? E allora, Renzi, guarda bene, tu sei giovane, ma guarda che lui, hai visto anche l'altro giorno, gli hanno sparato il socio del papà, è stato messo su dalla massoneria, quando erano le banche il papà andava addirittura nel papà della Boschi con carbone per mettere i direttori dei banchi Etruria, ma insomma, ma vuoi aprire gli occhi, sì o no, che questo qua è la rovina del centro-sinistra e soprattutto del PD? Grazie. Grazie a lei, buona giornata. Allora, colgo subito l'intervento per dare due battute nuovamente telegrafiche. Allora, capisco e rispetto l'opinione del telespettatore, vorrei evitare però quello che stancamente si è visto negli ultimi 20 anni in questo paese, ovvero dare a chi governa di turno tutte le colpe possibili e immaginabili, soprattutto di fronte a una tragedia come è stata quella dell'Abruzzo, nella quale capisco tutto, la magistratura è giusto che faccia le sue indagini e i suoi accertamenti su tutto, evitiamo però a fronte di questa tragedia, a fronte di queste persone che sono purtroppo, è la notizia di stamattina, sono stati estratti anche gli ultimi, ahimè, purtroppo cadaveri, evitiamo di fare polemica anche su questo. Sulla questione delle primarie invece, e la mia posizione è una posizione molto chiara. Il congresso del Partito Democratico si farà perché così ha deciso l'Assemblea. Assemblea che, ricordo, è stata eletta in maniera democratica nel 2013 assieme al suo segretario. Oggettivamente non penso che, con massimo rispetto per la dietrologia e il resto, tutta questa massoneria abbia mosso tutti i simpatizzanti iscritti al Partito Democratico che sono andati a votare e che hanno votato nella scelta tra Pittella, Cuperlo e Renzi segretario e questa assemblea. Quindi si farà un congresso a scadenza naturale, quindi in autunno. Certo è, e qui il telespettatore mi fornisce un assist, che si potrebbe cominciare innanzitutto a fare i congressi a livello locale, perché se si vuole fare un congresso a livello nazionale trovo anche logico e doveroso che si parta dai livelli locali, si parta dai circoli, si parta dal livello provinciale, si passa attraverso il livello regionale. Nei tempi e nelle dinamiche che chi fa parte degli organi deputati deciderà. Però il tema del congresso, torno a dire, è un tema doveroso, è un tema giusto, ma è un tema che deve partire dal basso. E quindi io dico, soprattutto in una realtà come quella del Friuli Venezia Giulia, nella quale, ahimè, lo dico un po' con tristezza, veniamo da un 2016 non propriamente ricco di successi per il centro-sinistra, anzi, ahimè, di sconfitte, sia nei comuni di grandi dimensioni, penso a capoluogo regionale che a Pordenone, sia in comuni più piccoli in termini di popolazione, penso a Ronchi dei Legionari, ma storicamente di centrosinistra, sia in realtà penso a Monfalcone, che erano un po' considerate qui a nord-est allo streguo di Porto Marghera, quindi mi si passi il termine magari un pochino desueto di Stalingrado, o come ha definito qualcuno di Danzica dell'Adriatico. Sia anche attraverso l'analisi di quello che è stato in Friuli Venezia Giulia il voto
referendario che ha sancito, ahimè, purtroppo con delle percentuali di no superiori rispetto al nord-est in sé, che era già un territorio non semplice, ma anche al resto del nord Italia e dell'Italia, credo che prima di parlare addirittura di una riflessione a livello nazionale dovremmo cominciare da qua, dovremmo cominciare dal basso. E invece mi sembra, ahimè, lo dico da chi ha fatto parte di una segreteria provinciale, quella di Nerio Nesladek, che, permettetemi la battuta, in un anno di sconfitta Nerio Nesladek è l'unico che si è dimesso in Friuli Venezia Giulia. Qualcosa vorrà dire. E credo che bisognerebbe cominciare, torno a dire, a fare chiarezza, anche perché lei ne è testimonianza, essendo un elettore di centrosinistra, siete voi che ce lo chiedete. Allora, 8 passate da 2 minuti, devo fermarmi per uno stacco pubblicitario, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con Svegli a Trieste, sempre in compagnia di Alessandro Tronchin del Partito Democratico. Mi segnala la regia già un telespettatore in linea. Pronto, buongiorno. Con la TV accesa però non va bene. Pronto? Buongiorno, Bruno qua. Bruno, eccoci. Pronto? Prego Bruno, buondì. Ah, eccoci. Volevo dire che al signor la, Miguel, faccio i complimenti, no? Perché lei sulla carta, lei la ha perfettamente ragione. Bisognerebbe fare, sarebbe opportuno. Noi adesso, come adesso, abbiamo una Costituzione che è stata definita la più bella del mondo. E negli articoli della Costituzione esiste tutte le possibilità per regolamentare la vita democratica della nazione. Siccome però che le leggi le viene fatte dal Parlamento, noi scontiamo una classe politica che non è preparata, che non sa fare le leggi, e praticamente dopo il concetto base è ci affidiamo alla magistratura. La magistratura è un potere, no? Che ha il potere di sindacare sulle leggi, ma tutte le leggi che vengono fatte del Parlamento le vengono sottoposte alla magistratura, e gran parte delle leggi proposte dal Parlamento, diciamo così, le viene cassate. Quindi cosa vuol dire? Un fa progetto, se lo manda all'esaminatore, cioè quel che detiene i principi di legalità, e che dice che sbaglia. Quindi vuol dire che la classe politica non è preparata a fare le leggi, o può fare le leggi pro domo sua. E qua avevamo, scusi se è ridicolo, no? Noi voteremo col porcellum. In tutto il mondo sa che avremo votato col porcellum. Cioè, porcellum da porco, insomma, allora, la Costituzione italiana di, per esempio, non è stato normato per quel che riguarda le organizzazioni sindacali. Abbiamo assistito alle leggi fatte dal finanziamento pubblico dei partiti, là, che era scandali di miliardi di questo e di quell'altro. Adesso le primarie, le leggi, la Camera e il Senato dove si fanno? Fare una legge non veniva fatta, perché nessuno è in grado di fare una legge che vale per tutti. Perché lei stesso la sa che i partiti sono portatori di interessi, drio se gruppi di pressione, se lobby, abbiamo visto che è vero, la massoneria, e adesso si affidiamo alla magistratura. Adesso di fronte a tutto, politica, sanità, terremoti, ci affidiamo alla magistratura, perché scava, viene fuori delle robe orrende. Questo è la croce della classe politica. Ecco, scavando viene fuori la rogna. Il più onesto gala rogna. Grazie. Grazie Bruno, grazie, buona giornata. Due battute, perché anche in una giornata di Bora, quando mi chiama Bruno, che mi chiama ogni volta, io mi rassereno.
anche perché mi dice sempre che sono bravo sulla grammatica, un po' meno sulla pratica, e io rispondo e non ho ancora avuto modo di mettermi in atto dal punto di vista della pratica. Giusto tre battute, visto che sono tra i temi. La Costituzione è più bella del mondo. Sì, da italiano lo dico, ma penso che qualunque altro cittadino in qualunque altro mondo civilizzato dica che la sua Costituzione è la più bella del mondo. Dubito che un francese dica che la sua Costituzione è brutta, dubito che un americano, nonostante oggi si trovi, per chi come me che non lo ama troppo, che si trovi Trump come presidente, dica che la sua Costituzione è una Costituzione brutta. Problema della classe dirigente. Io concordo, negli anni si è avuto uno svilimento della classe dirigente, non diciamo però sempre, perché io non c'ero. Ma nella Prima Repubblica questo Stato che usciva da una guerra disastrosa, da una sconfitta disastrosa e che era ridotto a macerie è stato ricostruito non solo attraverso i sacrifici e gli sforzi dei cittadini ma anche attraverso una classe dirigente che era una classe dirigente preparata. Dove sta forse il vulnus? Sta sicuramente nel fatto che purtroppo sempre meno persone preparate hanno deciso in qualche modo di darsi alla vita pubblica, di darsi alla vita politica e piuttosto hanno deciso di continuare nel loro ramo professionale. Però io cercherei di vedere il problema nei due lati della medaglia. Sono delle colpe proprie della classe dirigente, però sommessamente, con rispetto, c'è qualche colpa anche da parte dell'elettore, perché sia col Mattarellum, in cui si sceglieva, sia con l'Italicum, nel quale con il Porcellum, nel quale purtroppo non si sceglieva, è il cittadino che comunque esprimeva un voto. E non possiamo far finta di non vedere che, almeno da quando io ricordi, più del 70% mediamente degli elettori sono andati alle urne e si sono espressi. Quindi non è solo colpa della classe dirigente, ma anche di chi in qualche modo ha espresso quella classe dirigente. Se è vero il detto che purtroppo chi ti governa è spesso espressione anche di chi è governato. E infine sulla questione delle lobby. Io qua ho una posizione un po' diversa. La lobby è pericolosa fin tanto che non viene regolata. Ma se torno a dire, se guardo lo scenario statunitense dove la lobby è normata, ma senza andare negli Stati Uniti, andiamo a Bruxelles, andiamo nell'Europarlamento, le lobby sono normate. E faccio un esempio praticissimo che magari al signor Bruno interessa poco, ma a noi giovani interessa molto di più. Il roaming, ovvero la possibilità, andando all'estero, di vedere applicata la stessa tariffa per la telefonia mobile, in qualunque dei 28 paesi dell'Unione Europea, è stato un provvedimento adottato dal Parlamento Europeo. E non facciamo finta che quando il Parlamento Europeo votò quella norma e la rese quindi applicabile, le lobby della telefonia, che sono realtà grosse, non parliamo solo della nostra team, ma parliamo di colossi come Vodafone, non abbiano fatto opposizione, ma l'hanno fatta in maniera chiara e limpida. Si sapeva chi erano i loro uomini nel Parlamento, si sapeva che istanze portavano avanti, così come le associazioni dei consumatori, in questo caso di chi utilizza la telefonia mobile, facevano la stessa cosa. Quindi il problema non è la lobby in sé, il problema è quando questa non è normata. E io credo che con tutti i difetti della classe dirigente sia il legislativo che deve normare, non il potere giudiziario. Il potere giudiziario in ogni sistema ha un altro compito, non di sicuro quello di normare, né di essere esecutivo, ma il potere giudiziario, altrimenti non si chiamerebbe così. D'altra parte il tema delle lobby, no? In una realtà dove c'è maturità, soprattutto culturale e capacità di interpretare il ruolo pubblico a servizio di e non per fare affari sotto banco, ci sta. E quindi anche il fatto di fare lobby e di essere apertamente portatori di interessi di un determinato settore, eccetera, ha un senso. In Italia abbiamo visto che le lobby ci sono, ma spesso e volentieri viaggiano ben sotto traccia e sono portatori di interessi spesso indicibili e comunque, chissà perché, sempre ai limiti della legalità o in molti casi ai limiti della legalità. Ma su questo concordo, ma torno a dire, io cercherei di vedere la soluzione a questo problema, Enrico, non solo da un punto di vista di acquisizione della maturità della classe dirigente del popolo italiano, che secondo me su alcune cose è già più avanti delle norme, ma introducendo la norma, e non serve nemmeno qua inventarsi chissà che cosa.
Bruxelles è Europa, è Unione Europea. Quella norma che regolamenta la lobby è stata scritta dai legislatori nei quali ce n'erano anche degli italiani. Basta trasferirla. No nulla di nuovo, no chissà che voli pindarici, no andare, come magari qualcuno direbbe, in un sistema statunitense nel quale si vive in un'ottica anche politica molto diversa da quella del vecchio continente. Quindi facciamolo. Ma evidentemente c'è qualche interesse a non farlo, perché magari quelli che possono essere poi i ritorni personali del singolo lobbista nascosto sotto traccia non sarebbero più a quel punto giustificati. Questo è vero, però io aggiungo di nuovo questo, scusa se lo stresso di nuovo. Prego. Quanti sono che sanno in Italia, tra i cittadini comuni, che una regolamentazione sana e pulita della lobby in Europa esiste già? Prima cominciamo allora a far passare questo messaggio, perché allora i cittadini, quando intervengono, non diranno più solo è tutta cosa sporca, diranno oggi così com'è è cosa sporca, ma se non andiamo tanto distante c'è già una normativa e quindi cominceranno a bussare alla porta dei politici di riferimento del territorio e diranno perché non lo fai? Bisogna informare prima di tutto, altrimenti purtroppo la gente, se non sa, è difficile che possa in qualche modo fornire la soluzione. Magari ce l'ha in testa, ma non conosce ed è legittimo che non conosca ancora lo strumento. Mi ha colpito con la tua battuta poco fa per quanto riguarda l'elezione e la vittoria di Trump, no? Negli Stati Uniti, che hai detto sì, però io non è che apprezzo molto questa scelta, però è democrazia. Certo, che piaccia o non piaccia, vince l'avversario, però ha vinto, deve governare e credo che come cittadino, visto che siamo nella stessa barca alla fine, in qualche maniera devo anch'io rispetto la volontà della maggioranza e contribuisco comunque al bene del paese. Ma guarda, io su questo voglio chiarire. No, non mi è particolarmente simpatico, mettiamolo così, dal punto di vista delle mie affinità ideali. Detto questo, la mia filosofia è molto semplice e te l'ho detto anche quando sono venuto qua la mattina dopo del referendum. Il voto dei cittadini, sia quando in qualche modo è in sintonia con quello che posso pensare io, sia quando è in totale antagonismo, io lo rispetto sempre. Cioè Trump, piace o non piace, ho sentito delle polemiche oggettivamente irreali sul fatto che è vero, come termini di voti popolari, ha preso circa 2 milioni di voti in meno della Clinton. Però oggettivamente il sistema statunitense funziona così, non è il primo presidente che ha preso meno voti, Bush, George W., era successo la stessa cosa, anche se là diciamo dopo c'era una questione Florida, non stiamo qua a riaprirla. Quello che dico è il contesto elettorale premia, poi un giudizio più complessivo su Trump, aggiungo questo, io mi sento di darlo con una certa distanza storica, cioè si è insediato da 2 giorni, io dico diamogli 6-8 mesi, anche un anno e dopo cominciamo a discutere, a magari dividerci, a magari scontrarci su quelli che sono i provvedimenti. Per ora ha firmato degli ordini esecutivi, l'equivalente ai nostri decreti che firma il Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto alcuni aspetti dal mio punto di vista discutibili, però oggettivamente in linea con quel programma sul quale alla fine i cittadini statunitensi l'hanno votato, quindi dal punto di vista del rispetto del voto con Tronchina Alessandro si sfonda sempre una porta aperta. E qui si può tornare anche al discorso delle prime di maggioranza che si faceva prima, no? Perché è quel per cento in più che però schiaccia, se vogliamo, tutti coloro che non hanno votato per quel e rischia di metterli in un angolo, di far sì che comunque la loro volontà, che comunque rappresenta una fetta importante del paese, sì, non possa in qualche maniera venire espressa. Sono d'accordo, però riprendiamo il contesto statunitense. Il contesto statunitense è un maggioritario spinto per qualunque carica, torno a dire, dal sindaco dell'ultima contea al Presidente della Repubblica. Ed è un sistema che, piaccia o non piaccia, è così da 200 anni. Quindi anche qua sarà un'altra battuta magari molto semplicistica, però chi sono io per andare a dire al cittadino statunitense ti sei tenuto questo sistema per 200 anni, adesso lo cambi perché non ti va bene il presidente? I repubblicani avrebbero potuto dire la stessa cosa, anche se oggettivamente lì c'era anche una maggioranza di voto popolare nei 2 mandati vinti da Obama. È così, cioè se per 200 anni un popolo decide di mantenere lo stesso sistema, un popolo che ha passato di tutto, compreso anche una guerra civile molto profonda, e nonostante tutto l'ha mantenuto, di nuovo come sulle elezioni di Trump, massimo rispetto. Sentiamo il prossimo telespettatore, pronto, buongiorno. 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 Prego, signora. Volevo contraddire un attimo il suo ospite per quanto riguarda il discorso sulle lobby.
In Italia diciamo che la trasparenza lobbistica è impossibile e l'establishment internazionale lo sa perfettamente, anche quello locale, chiamiamolo così, perché in Italia tutti sanno che esiste la lotta di classe. La sinistra non appoggerebbe mai partiti di sinistra che venissero foraggiati chiaramente alla luce del sole da grandi gruppi finanziari. E questo lui dovrebbe saperlo, il suo ospite, assolutamente, visto che parla dell'America così con molta leggerezza. In America ha vinto Trump o vince la Clinton e la gente lo sa chi sta dietro, perché in Italia, in America hanno un'altra mentalità. Quindi se in Italia ci fosse una trasparenza delle lobby, stia tranquillo che il PD non lo voterebbe nessuno, perché no, nessuno vota chi alla luce del sole viene foraggiato da grandi gruppi, diciamo, economici. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, allora, signora, buongiorno. Ripeto di nuovo il concetto. Io credo che alla fine i risultati elettorali li vedremo quando si aprono le urne. Faccio questa battuta alla signora, così gli faccio un attimo un po' di judo digitale, si dice così. Per 20 anni il centrosinistra assicurava sempre che Berlusconi non avrebbe mai vinto le elezioni. E guarda caso, dopo, quando si aprivano le urne, si scopriva che 2 volte su 3 le vinceva lui. Quindi oggettivamente fare delle previsioni così a lungo termine su vittorie e sconfitte del Partito Democratico lo vedo quanto mai di difficile prevedibilità. Sulla questione della lobby concordo con lei, oggi non è trasparente, ma non solo per i partiti politici, nemmeno per i gruppi di interesse. Penso ai sindacati, qualunque tipo di sindacato, da quello degli imprenditori fino a quello dei lavoratori o altri gruppi. Serve una normativa, ma di nuovo io torno a dire, la normativa anche a livello europeo esiste, cominciamo a informare però intanto i cittadini comuni che esista, cominciamoli a togliere dalla semplice e giusta protesta del non vedo troppo chiaro a c'è lo strumento per risolverlo. Un altro telespettatore, pronto, buongiorno. Dottor Scaramucci, buongiorno. Buongiorno Marco. Sono Marco, dottore, sì, sono giusto. Volevo fare alcune considerazioni, due domandine al suo giovane ospite, che è benvenuto tra parentesi. Grazie. Giusto per tirar fuori qualche numero a memoria, vorrei ricordare a tutti i telespettatori, anche al suo ospite, ci mancherebbe, ma forse lui lo sa già, che dall'inizio della nascita del mercato europeo fino al 2014, sono numeri quindi praticamente aggiornati a 2 anni fa, l'Italia ha speso, cioè il saldo tra quanto l'Italia ha dato al mercato europeo e a quanto ha ricevuto è negativo di 122 miliardi di euro. Cioè praticamente noi abbiamo dato una barca di soldi a tutta la comunità europea e praticamente siamo creditori, tra virgolette, di 122 miliardi di euro, che sarebbero, tra parentesi, i costi delle ricostruzioni. Questo sta a dire praticamente che, come si suol dire, anche se lui è trevigiano, se non sbaglio, ma capisce bene il Veneto, che siamo praticamente i becchi e bastonai d'Europa. E per quanto riguarda invece il discorso lobby, banche, eccetera, c'è un progetto di legge, anzi è stato già promulgato una richiesta per finanziare 20 miliardi a copertura del Monte Paschi, Banca Etruria e Compagnia Bella, e a questi 20 miliardi bisogna aggiungere, lo dico per l'ennesima volta, la Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Lui sa benissimo di cosa parlo, perché sono banche radicate nel territorio che hanno lasciato a secco praticamente centinaia di migliaia di poveri cristi. Questo sta a dire praticamente che secondo noi siamo sull'orlo praticamente di una bancarotta. Bisogna che i spettatori sappiano che dietro la prossima manovra c'è l'incombente pericolo dell'aumento dell'IVA, perché se non si farà una manovra nei parametri previsti dal mercato europeo comune, dalla lobby fatta dai tedeschi e da Juncker e compagnia bella, l'IVA dal 22 passerà al 25%. E qua vengono due domande praticamente al suo ospite. La prima, cosa ne pensa delle UTI? Adesso vi chiamerete il congresso provinciale, il congresso delle UTI, ma cosa ne pensa di queste benedette UTI che non stanno andando né avanti né indietro? E dopo volevo una considerazione sull'immigrazione, perché io
è una cosa per noi che sono giusto lo diciamo, se non vengono fermati sbarchi in Libia, che è praticamente la razza estrema voluta da tutti gli italiani, prendete voi del Partito Democratico, voi, ma in maniera amorevole, senza polemica, roba del genere, rischiate praticamente di andare sotto zero, perché dovete prendere una decisione praticamente o da una parte o dall'altra. Voi siete d'accordo su altri 300.000 immigrati, 400.000 che vengono sul territorio italiano? C'è il problema, Tronchi, come li manterremo? Abbiamo i nostri figli che sono senza lavoro, cosa faremo? Cosa faremo, Tronchi? Cioè, questo voglio dire, facciamo una domanda sul futuro, lei che è giovane. Grazie, la saluto e tanti auguri per la sua carriera politica. Grazie. Grazie, grazie a Marco. Prima di tutto però la carriera professionale, la politica è una passione. Mettiamola così, no? So che di questi tempi può sembrare una frase messa così, ma per me non lo è. Beh, scusate. Il tema è abbastanza complesso, quindi cercherò di essere sufficientemente esaustivo ma anche ragionevolmente telegrafico su tutti i temi. Allora, la questione del disequilibrio finanziario tra quanto l'Italia dà all'Unione Europea e quanto riceve è un contesto ovvero a metà, e qua mi permetto di aggiungere alcune considerazioni in merito al lavoro che faccio occupandomi di fondi europei, e dico che non è propriamente vero che l'Italia dà e non riceve indietro. L'Italia dà, riceve molto indietro in termini di fondi europei per lo sviluppo regionale, fondi europei per le aree della convergenza che sono sostanzialmente le nostre regioni del centro-sud, quindi quelle meno sviluppate, fondi strutturali, quindi ad esempio quelli utilizzati per la famosa TAV di cui parliamo da anni. Il problema è che non li spende. Quindi a fronte di 100 che dà, riceve direttamente indietro come fondi dall'Unione circa 80, il problema è che se noi prendiamo dalla primissima programmazione europea a quella nella quale oggi ci troviamo, ovvero la 2014, la 2020, vediamo che mediamente il sistema Italia, quindi governo nazionale, ma anche governi locali, quindi regioni e comuni, non giungono a spendere più o meno sul 50%. Che significa che l'altro 50%, che sono sempre fondi che l'Unione Europea ci dà, ma sulla base delle tasse che i cittadini sul territorio pagano e che il territorio manda a Bruxelles, non spende e quindi tornano indietro. Quindi mi si permetta di dire, visto che la battuta ci stava prima in Veneto, il problema, e qua mi ricollego a quello che diceva Bruno, è un problema di classe dirigente sotto tanti aspetti, che non sa sfruttare al meglio non tanto gli strumenti in sé, ma quanto questi canali che l'Europa ti ridà indietro. Quindi puntare il dito esclusivamente contro degli oscuri burocrati, contro lo Juncker di turno, contro la Germania di turno, è valido fino a un certo punto. Se riconosco una cosa a chi muove delle critiche a una certa idea d'Europa, che non è la mia, ovvero l'idea di un'Europa basata esclusivamente su vincoli finanziari, perché il vincolo finanziario rappresenta alcune cose, ma di sicuro, un po' come diceva molti anni addietro Bob Kennedy parlando del PIL, il PIL descrive molte cose, ma non di sicuro le cose per cui una vita è importante e deve essere vissuta. Quindi l'idea di un'Europa basata esclusivamente sul deficit, sul rapporto deficit-PIL, secondo me è un'idea d'Europa che è superata, che deve essere in qualche modo tradotta in un'idea di Europa di sviluppo. Però, oltre a muovere delle critiche agli altri, questo è il mio messaggio, dobbiamo cominciare a muovere delle critiche anche a noi. Perché dico, e parlo del Veneto, mia regione di nascita, una regione come il Veneto che nella scorsa programmazione europea di soli fondi di sviluppo regionale ha ottenuto in 7 anni qualcosa come 750 milioni di euro e ne ha speso meno del 50%. È una regione, ovvero ha perso qualcosa come 380 milioni di euro, fondi che potevano essere dati per mettere a posto le scuole, per stimolare l'innovazione. Una regione che deve dire la colpa è dell'Europa e di Bruxelles o forse dei miei amministratori. Io dico che prima di puntare il dito verso la pagliuzza negli occhi di chi ci sta di fronte, forse dovremmo guardare la trave che sta nel nostro.
Prima di affrontare gli altri due temi che ha proposto Marco, c'è cioè, l'immigrazione e anche il tema, il discorso delle, quella battuta sulle UTI che ha fatto. Ah sì, sì, UTI, immigrazione, no? Fatto detto. Però prima di questo, forse ci sono telespettatori in attesa, se no andiamo subito in pubblicità. Pronto, buongiorno? Sì, buongiorno a lei, suo ospite. Prego, dica. Buongiorno. Il signore ha fatto un'affermazione dicendo che è il cittadino che dovrebbe andare a sollecitare il politico per realizzare, ha detto sul discorso per esempio delle lobby eccetera, però il politico quando viene eletto fa un suo programma in cui dice io se sarò eletto farò tutte queste cose qua, e mi pare che nella nostra situazione questo non avviene quasi mai. Per esempio nel discorso del PD, il programma che aveva Bersani, con cui è andato alle elezioni, era completamente diverso dal programma che ha messo in campo per esempio Renzi. E quindi il discorso di dire io ti voto perché dopo tu mi devi fare questo è qualcosa che si inceppa. Per esempio nel discorso europeo, anche col referendum si è evidenziato, è chiaro che nella Costituzione c'è scritto che tu non devi cedere sovranità, tu lo devi cedere se hai una contropartita, devi solo sospenderla su certi argomenti se hai delle contropartite, no? E che dovrebbero creare ricchezza per il tuo paese. I politici in effetti hanno fatto una cessione di sovranità, Amato, Prodi eccetera, e il paese è crollato economicamente in una recessione che non si è mai visto, dicono che addirittura peggiore di quella della fine della seconda guerra mondiale, per cui è tutto dire. E non ci sono attualmente nessun strumento perché dica che si può fare un'inversione, perché il disavanzo della bilancia di produzione, diciamo, dell'economia italiana, quello che l'Italia produce come ricchezza, non è sufficiente a coprire il costo degli interessi che noi paghiamo per il nostro debito pubblico, per cui questo aumenta continuamente e quindi non abbiamo lo strumento di base, cioè l'economia, sufficiente per uscire da questa crisi. Però chi è il governo è fermo lì, non fa niente. Cosa deve essere? Il cittadino deve andare lì a bussare e dire guarda che stiamo andando a remengo, vedi di trovare una soluzione con l'Europa o uscendo dall'euro e quindi creando di nuovo le capacità di gestione della nostra economia in maniera diversa, che evidentemente è un'economia che mal si associa a quelle che sono le economie tedesche eccetera, per cui bisogna ritornare in un nostro modo di condurre, come anche il discorso che faceva lei che non riusciamo a spendere i fondi europei, evidentemente non abbiamo l'organizzazione, ma se rischiamo sempre in questo tipo di cose non le avremo mai e quindi non potremo mai usare questi fondi e saremo sempre bastonati. La classe politica deve pensare, è stata eletta per pensare, non per attendere quello che gli altri la sollecitano, deve pensare, e se non pensa sono dementi, è evidente. Grazie. Grazie a lei, buona giornata, breve stacco pubblicitario, torniamo subito con voi. Eccoci nuovamente in diretta con Svegli a Trieste, sempre in compagnia di Alessandro Torchini del Partito Democratico. Abbiamo delle risposte da dare, dei commenti, ma prima un telespettatore in attesa. Pronto, buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Dopo aver sentito tutte queste disquisizioni su fattori internazionali e nazionali, vorrei fare una domanda al consigliere. No. Idea ha il PD del famoso Parco del Mare che si sta già parlando di decine d'anni, va bene l'ubificazione sul molo Fratelli Bandiera, se si arriverà a avere 1 milione, come dice il Paoletti, di visitatori, e se nel caso che vada male chi pagherà le spese, perché praticamente le spese verranno collate al comune. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Allora,
Partiamo dall'ultima, forse più telegrafica, dopo sì, saliamo d'accordo, quelle di Marco. Andiamo a ritroso. Okay. Allora, sgombro il campo, non sono un consigliere comunale, sono un semplice iscritto al Partito Democratico qua a Trieste. Parco del Mare, allora io sono arrivato a Trieste nell'ormai lontano 2017 e già sentivo che all'epoca era nel 2007 e già all'epoca sentivo che era un'idea oggettivamente abbastanza ripetuta. Secondo me la questione è veramente molto semplice. Purtroppo quando un'idea nasce molto tempo addietro, magari è attuale, sì, ma 10 anni prima. Il ragionamento non è tanto, secondo me, da farsi semplicemente sulla questione ubicazione sì, ubicazione no, quanto sulla questione se il Parco del Mare, in termini non solo di indotto ma anche di capacità attrattiva, che è un po' anche poi la questione del polo museale in Porto Vecchio, verso non solo la cittadinanza ma verso turisti esterni, è effettivamente in grado di dare quel di più. Sulla questione dei soldi vorrei tranquillizzare, perché per quanto ne so e per come mi sono informato, quei soldi per la realizzazione del Parco del Mare sono comunque fondi dedicati, che in qualche modo nell'ultimo periodo c'è stata una accelerazione anche sul tema, perché qualora non venissero spesi sarebbero, ahimè, persi. Quindi secondo me, di nuovo in maniera telegrafica, l'idea non è tanto dove lo facciamo, quanto se l'impatto in termini positivi, in termini indotto, in termini di guadagno per chi ha un ristorante o altro, e quindi i turisti che sa attrarre dopo può anche dargli dei servizi, giustificano l'investimento. Invece, siccome sono a debito di 3 risposte, 2 su Marco, su UTI e immigrazione, 1 nuovamente sull'Unione Europea col telespettatore che ha chiamato prima, cerco di essere telegrafico. Questione UTI. Allora, secondo me il ragionamento deve essere impostato sulla questione dell'efficientamento della macchina pubblica. La regione Friuli Venezia Giulia ha oltre 200 comuni per una popolazione di circa 1,2 milioni di abitanti. Ora, con il massimo rispetto per i campanilismi, le tradizioni e tutto il resto, siamo in un contesto nel quale, ahimè, per non dover tagliare servizi bisogna in qualche modo studiare delle strategie, la prima di tutti metterle in comune, soprattutto le grosse spese dei comuni, che sono prevalentemente il ramo sociale, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia delle scuole, la messa in sicurezza delle scuole e dopo i servizi come ad esempio i vigili, quindi la sicurezza territoriale. Ora, io non sono per l'idea della soppressione dei comuni, e sono favorevole all'idea delle fusioni dei comuni, lì dove chiaramente il processo venga ben spiegato e condiviso con la cittadinanza. E infatti negli ultimi 2-3 anni sono sorti in Friuli Venezia Giulia dei nuovi comuni, ma anche in alcuni referendum nei quali si proponeva la fusione i cittadini hanno respinto. L'UTI nasce quindi su questa idea, quella di mettere in comune dei servizi. E quindi lo spirito, secondo me, è uno spirito che difficilmente si può attaccare. Il problema è che oggettivamente la legge di istituzione e poi di applicazione dell'UTI ha avuto tutta una serie di problematiche che sono innegabili, perché d'altronde una legge che entra in consiglio regionale e poi ne esce apportandoci oltre 13 versioni, oggettivamente forse si potrebbe dire all'assessore di riferimento poteva essere studiata un pochino meglio, però il principio di fondo non è sbagliato. Da qui mi ricollego soprattutto sul nostro territorio, perché oggettivamente se uno guarda l'ex provincia di Trieste e l'UTI Giuliana hanno praticamente la stessa estensione territoriale. Io cosa dico? L'UTI per il territorio triestino, ma guardo anche a un'area più vasta che abbraccia il Basso Isontino, quindi Molfalconese, realtà nelle quali ci sono già delle positive esperienze di messa in comune di servizi, penso alle fusioni delle Camere di Commercio, penso alle fusioni della CISL, penso alle fusioni della Confindustria, penso alla messa in comune del sistema portuale, per cui Zeno D'Agostino non è più solo il presidente dell'autorità portuale di Trieste, ma l'autorità portuale integrata che riunisce anche il porto di Monfalcone. E dopo tutto, vista anche la distanza che separa le due realtà, era folle continuare a pensare che un paese come questo, una realtà come questa, che è dinamica ma è anche piccola, potesse continuare a pensare di mantenere questi doppioni. Quindi la mia idea qual è?
l'UTI Giuliana, come strumento di passaggio verso un'organizzazione più funzionale, più europea, più pratica, capace di intercettare anche strumenti europei diretti, come quello che per chi è a Trieste ormai da un anno ne ha sentito anche abbastanza parlare, la questione della città metropolitana. Quindi io la vedo come un passaggio. Prima di andare avanti, se questo argomento è esaurito, io darei la parola al telespettatore in attesa. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, prego. Pronto? Bruno qua. Sì. Pronto? Bruno, prego, dica. Ecco, volevo dire che solo sarò telegrafico, no? Quel che dici là, il signor, là, è tutto teorico, è teoria dal suo punto di vista. E adesso, giusto qua, adesso a parte il fatto con una telefonata non si può prendere questi problemi che ha delle diverse sfaccettature, no? Ecco, per esempio, giusto in analisi questo, il problema sta nel, per risolvere, sta nel manico. Noi scontiamo una classe politica che non si è preparata. La classe politica deve fare le leggi e dopo la burocrazia deve seguirle. La classe politica non sa fare le leggi o se fa le leggi dopo le si soggette al vaglio della magistratura e quindi la classe politica fa le leggi sbagliate. Adesso il signor Disi, per quel che riguarda le lobby, è già normata in Europa, sì, ma non in Italia. Allora adesso la signora Caterina, che ha 80 anni, la dovesse dare del suo deputato di riferimento e dirle, la guardi che in Europa è già le lobby, quindi lei la si adopri. Mezza gazzetta ufficiale italiana è solo recepimento delle leggi europee, quindi i deputati devono tappare la legge che è in Europa e metterla nella Costituzione italiana. Quindi inutile dire che il popolo devi sapere, il popolo devi fare, al popolo che manca l'educazione civica. Una volta a scuola si studiava educazione civica, si sapeva cosa è il presidente, chi che è, i vari organi dello Stato eccetera, adesso non viene insegnata. Uno dei motivi che è ridicolo, giusto a modo di battuta, no? E uno dei punti cardine per la modifica della Costituzione, in pasto al popolo, e Renzi diceva come motivo essenziale era di eliminare la navetta. Allora votate la modifica della Costituzione perché non avrete più la navetta. I cittadini italiani non capiscono che era la navetta, e specialmente a Trieste, la navetta è quella che va in cimitero. Quindi lasciamo stare qua il discorso, dopo il discorso dei soldi che non si spendi. Barca, che è un esponente del PD, è andato nella regione e ha visto che tre quarti dei soldi non vi è spesi. Perché non vi è spesi? Vediamo, e anche quei pochi che si vivono di spesi, avremmo avuto delle interferenze di mafia mai spesi, per esempio per quel che riguarda l'istituzione dei corsi professionali, che abbiamo visto che era commissioni, roba del genere, quindi il sistema è marzo dall'origine. Quindi adesso inutile sarebbe opportuno, il popolo non sa perché non c'è, cioè, il popolo ha fiducia nei propri deputati e quando che i deputati e i senatori non sono all'altezza siamo in questa situazione. Adesso una battuta, la Costituzione americana tra l'altro come requisito, anche requisito della richiesta della felicità, tende alla felicità, una norma che si è messa in Costituzione. Grazie, arrivederci. Grazie Bruno. Risposta telegrafica a Bruno, perché mi sembra che ho detto nell'intervento precedente, in tutti gli interventi di ribattuta che gli faccio ogni volta, dato che mi chiama sempre, l'educazione civica viene ancora insegnata, l'ho imparata anch'io perché l'hanno insegnata anche a me quando ero alle elementari e alle medie. Torno a ribadire però un fatto che so che su questo io e Bruno ci troviamo sempre agli antipodi, però io credo in questo, quindi non vedo perché dovrei negarlo. C'è un problema di classe dirigente, sono d'accordo, un problema che si è esasperato in quella che viene definita Seconda Repubblica, che tornerei a dire non era un problema nella Prima Repubblica perché questo paese è stato ricostruito, ma c'è un problema anche in termini di consapevolezza dell'elettore, perché torno a dire i politici sono l'espressione del voto popolare, quindi la medaglia va vista da entrambe le parti.
Prima telespettatore si parlava dell'immigrazione come uno dei temi sui quali che hanno forse caratterizzato la sconfitta del PD, però un'osservazione, può starci qui a Trieste, immigrazione, sanità, ferriera, sono temi caldi che hanno caratterizzato la campagna elettorale, ma io penso a Monfalcone dove non c'è un'immigrazione nel senso in cui la tendiamo oggi con migranti venuti dall'Afghanistan, dalla Siria, ma viceversa da sempre, da tantissimi anni, grazie a Fincantieri, in città, a Monfalcone, ci sono un sacco di lavoratori che vengono dall'Asia, che vengono dall'India, dal Pakistan, dal Bangladesh, eccetera. Quindi anche in località dove, se vogliamo, l'immigrazione non poteva essere, non era il tema principale di così disagio per i cittadini, il PD ha perso. Allora, cerco di dire due concetti. Io credo sempre che nelle sconfitte, soprattutto quelle amministrative, pesano molto di più le dinamiche del singolo territorio. Credo poco, magari sbaglierò io, nell'idea di chi dopo fa le autocritiche o le critiche delle sconfitte guardando gli scenari nazionali, europei o mondiali. La sconfitta di Monfalcone, secondo me, ha delle radici profonde nelle dinamiche di Monfalcone, nelle dinamiche, se poi vogliamo vedere, casomai di carattere regionale. Concordo con te, Enrico, che difficilmente la politica europea mondiale abbia in qualche modo, col massimo rispetto per Monfalcone e i cittadini monfalconesi, pesato sul giudizio degli elettori, che, torno a dire, erano gli stessi elettori che 5 anni prima avevano votato Silvia Altran, in larga parte, perché al ballottaggio la percentuale con cui ha vinto Anna Maria Cisint sono anche degli elettori tradizionalmente di centrosinistra, non nascondiamoci dietro a questa cosa. Sulla tematica dell'immigrazione, io l'ho detto molte volte, ogni volta che ho avuto la fortuna di essere invitato qui a Sveglia Trieste. La tematica dell'immigrazione non è un problema, è il più grande problema che l'Occidente e l'Europa si trovano ad affrontare. E chiaramente i paesi lungo i confini, noi, e prima che si firmasse l'accordo dei famosi 5 miliardi con la Turchia e la Grecia, siamo i paesi più esposti. Lo siamo ora, lo eravamo anche in passato. Ricordiamoci che prima che sostanzialmente il governo Berlusconi e con l'allora ministro Maroni firmasse un accordo con Gheddafi, che era per certi versi molto similare a quello che l'Europa ha firmato con Erdogan, ovvero si davano dei soldi a un governo, soldi che servivano da una parte per fare delle compensazioni per la politica ex coloniale italiana verso quel governo, ma soprattutto per cercare di mantenere i migranti che premevano lungo i confini in territorio libico e quindi impedire gli sbarchi. Era una situazione critica anche all'epoca. Certo, oggi lo è di più, non solo perché arrivano più persone, ma perché ci troviamo di fronte a dei cambiamenti geopolitici importanti. Teniamo presente, so che potrà sembrare un disco rotto, ma c'è un paese come la Siria che è anni che si trova in una guerra civile disastrosa. Ci sono paesi subsahariani piegati da malattie, da pestilenze, da siccità, che legittimamente, non legittimamente, di fronte a un'Europa e un Occidente che sostanzialmente non ha mai creduto o forse mai voluto andare a realizzare un'alternativa in quei paesi, da strumenti di controllo delle nascite a strumenti per promuovere l'educazione, quindi l'imprenditorialità in quei paesi, perché è facile dire, come sento dire ogni tanto a qualche esponente che gioca sulle paure, aiutiamoli a casa loro, ma non è una cosa che si fa dall'oggi al domani. E dato che mettiamo nomi e cognomi, quando sento Matteo Salvini mi risulta che la Lega ha governato questa nazione per un bel po' di anni. Esistono gli strumenti che si chiamano cooperazione internazionale allo sviluppo, che dovevano e potevano essere utilizzati meglio. Ma non voglio guardare al passato, guardo all'oggi. Per me la soluzione è su due fronti. Per i migranti che sono già qua e che sono nella situazione nella quale si vaglia se la loro è una situazione da richiedente asilo o una situazione nella quale si chiede il rimpatrio, bisogna accelerare le pratiche burocratiche. Questo è un problema di natura amministrativa italiana. Per quanto possibile, diversificare sul territorio la presenza di questi migranti, perché altrimenti diventa impossibile la convivenza, la concentrazione, soprattutto nei comuni medio-piccoli, di molti migranti, oggettivamente alla gente, anche se non ci sono fenomeni poi di criminalità o di altro, crea insicurezza. È normale, non è che la gente è diventata razzista, lo ripeto sempre.
ma poi soprattutto serve una strategia europea. E la strategia europea è stata trovata su una delle due porte d'ingresso, che era la Turchia, va trovata anche sulla Libia. Non è una questione semplicemente di schierare la flotta, è la questione di andare in Libia, scegliere innanzitutto l'interlocutore. Oggi la Libia è spezzata in tre per tutta una serie di errori geopolitici nella quale i responsabili principali sono stati la Francia di Sarkozy, l'Inghilterra di Cameron, però in parte l'America e in parte la Russia, che a tempi alterni e per tutelare prevalentemente i loro interessi sono andati a bombardare e a distruggere quello Stato, che oggi è uno Stato disunito. Se tu vuoi fermare l'immigrazione devi avere un accordo con quello Stato, come ha fatto il ministro Minniti, che è andato a parlare con uno dei tre governi. Serve però, torno a dire, e mi fa piacere che finalmente anche la signora Merkel si sia decisa a dirlo, e spero che non lo dica solo per ragioni elettorali, visto che qui a settembre va al voto anche la Germania. Serve una strategia chiara, torna a dire, come è stata fatta con la Turchia, altrimenti altre vie non ce ne sono. Abbiamo degli spettatori in attesa, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo richiamare un attimo che non sono d'accordo con lui, perché i rappresentanti, i deputati, i senatori oggi come oggi non sono stati dal popolo eletti, sono stati messi in lista dal segretario di partito ed ecco abbiamo dovuto subire praticamente, tra virgolette, una piccola dittatura degli eletti. Ecco, punto primo questo, quello che voleva fare Renzi adesso, che gli è andata un po' male perché basta 100 capi lista e non 200 come voleva lui. Chiudo questa parentesi, vogliamo vedere fare un'analisi un pochettino di questa politica del PD? Stiamo parlando di questa regione ha perso il centro-sinistra, abbiamo perso 9 comuni su 10, tutti quanti per la politica nazionale. Rimazione province che non è stato, che non c'è stato, e dove c'è stato c'è un passo, dove abbiamo visto Trieste, ci sono certe scuole e certe strade che sono sotto la provincia, ancora adesso sono piene di buche lasciate da là, intonaci che vengono giù le scuole, una cosa all'altra. E non solo che qua, ma in tutta Italia abbiamo l'esempio purtroppo con questi eventi ultimi catastrofici che sono venuti. Le province non hanno mandato i soldi, non potevano riparare le turbine perché non avevano 25.000 euro. Allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando qua, io dico una cosa soltanto. A Trieste Cosolini, il primo maggio, mi ricordo bene, ero in piazza Unità, c'erano i sindacati, e ho parlato con i segretari dei sindacati della CIS, UIL e CGIL. Sai cosa mi hanno detto? Non voto Cosolini perché si è dichiarato renziano a Tele4. E abbiamo perso. Ho parlato con la Silvia Altran, che è una collega mia, personale, abbiamo fatto politica insieme per 20 anni, mi ha detto di no. Questa volta è una catastrofe qua. La gente non vota più. La linea nazionale mi porta a avere, se arriverò, il 30. È andata bene perché ha avuto il 35, mi sembra. E perché questo? Perché la linea politica di questo paese, soprattutto sull'immigrazione, è un business, amico mio. Perché quando vanno a prendere gli immigrati a 1 miglia o 2 miglia della Libia, le navi di Amnesty International hanno dei sanzionamenti europei. È diventato un business di portare la gente in Italia perché come discarichi tanti soldi prendi. E questa è una rovina per questo paese. Non è come dici tu. Napolitano, ricordati, nel 2010-2011, andato in Siria l'ultimo anno, quando aveva appena iniziato la guerra, ha detto che è il più bel paese del mondo. E lo usava Assad, il presidente. E poi questo Napolitano, che io lo chiamo un presidente non in merito, un presidente demerito, perché lui ha messo Renzi là, sai perché? Perché suo figlio, dirigente della JP Morgan, la parte finanziaria, volevano un uomo forte dalla parte di loro. E questo era Renzi, perché appunto alle spalle Renzi era addirittura coperto da Gedi, se ti ricordi cos'era. E questo è il risultato di questo paese. E questo è il dramma che voi non colgete, non volete capire e vi ostinate a dire che è una persona di centro-sinistra. Renzi col PD non ha nulla a che fare. Renzi è il partito personale, il Sera, il Marchione. Ma come un presidente del Consiglio va a dare la mano? Guarda cosa ha fatto Trump adesso. Che sia legale o illegale, fa riconoscere l'economia americana, dice basta, non si fa all'estero. Lui cosa ha fatto? È andato da Marchione e ha dato la mano. Bravo, sono andato in Inghilterra. Con la Fiat, se andate in Olanda con la parte finanziaria non paghi più le tasse in Italia, grazie. Ma abbiamo un primo ministro di questo, ma questo è il segretario del PD.
Va bene, grazie. Grazie. Buona, non possiamo fare interventi così lunghi, mi dispiace, perché altrimenti finisce che poi il nostro ospite non riesce a replicare anche nei tempi corretti della sua presenza qui in trasmissione. Quindi, sì, cercherò di essere rapido, visto che il tempo a mia disposizione si sta finendo. Sull'immigrazione torno a dire, l'ho detto e lo ripeto sempre, la soluzione deve essere europea e deve essere una soluzione in Libia, perché la porta d'ingresso è là. Punto. Su Renzi e PD, mi sembra che oggi non ho mai parlato di Renzi, però rivolgo la provocazione. Non mi sembra che quando il PD o i partiti che l'hanno in qualche modo anticipato fossero guidate da persone presunte illuminate come Massimo D'Alema, questa sinistra in Italia abbia mietuto successi o abbia avuto una visione nazionale o europea particolarmente illuminata, e parlo, torno a dire, di Massimo D'Alema, una persona a cui io riconosco un grande merito. È sempre stato tremendamente bravo ad abbattere i governi di centrosinistra e dopo dare la colpa agli altri. Sulla politica nazionale e politica locale, torno a dire, qua io ho una visione diversa. Credo che le sconfitte sui territori siano sconfitte legate purtroppo ai candidati che si scelgono sui territori e a dinamiche locali, altrimenti con lo stesso ragionamento per cui diciamo che nel 2016 si è perso per colpa di Renzi, dovremmo dire che nel 2014 e nel 2015, non parlo solo delle europee, ma parlo anche delle regionali e delle amministrative, dove il centrosinistra ha vinto molti comuni e molte regioni, il merito era di Renzi. Invece non credo nemmeno là. Credo che il merito fossero dei candidati e delle politiche portate avanti sui territori, dai candidati governatori e dai candidati sindaci. Sulla questione della dittatura, sì, è vero che il Porcellum aveva questo difetto. Io mi riferivo al termine legame eletto e elettore del Mattarellum, infatti, che ci ha accompagnato dal 94 fino al 2006 e nel quale, per rispondere a Bruno che dicevo prima, nonostante il cittadino avesse avuto la possibilità di scegliere direttamente e di conoscere direttamente il suo elettore, spesso non ha fatto forse le scelte più oculate. Mi dispiace dirlo, perché a me non interessano gli scontri generazionali, credo che una situazione come quella oggi italiana può essere risolta solo attraverso un nuovo patto generazionale, ma lo scotto principale degli errori della classe dirigente e della miopia in alcuni casi anche di alcuni elettori la paga la mia generazione. Grazie. Bene, grazie allora ad Alessandro Tronchini per essere stato con noi in questa prima parte di trasmissione. Qualche minuto di pubblicità e poi il nostro secondo ospite di questa mattina, Bruno Marini, consigliere regionale e comunale di Forza Italia. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con Sveglia Trieste. Purtroppo il nostro secondo ospite, cioè Bruno Marini, non è ancora giunto presso i nostri studi, per cui per il momento andiamo avanti con la rassegna stampa. Prima, quando c'era ancora Alessandro Tronchini, vi avevo anticipato di un servizio andato in onda nel TG di ieri sera che riguarda delle minacce che la Presidente della Regione Deborah Serracchiani ha ricevuto sui social network, sul web, su Facebook e denuncia che a sua volta ha fatto appunto di questa situazione piuttosto inquietante, come l'ha definita, in cui viene a trovarsi. Allora direi, vediamo il servizio. Una foto con i proiettili a lei indirizzati che appare in un commento su Facebook e un invito, sempre su Facebook, a sopprimerla. Sono due esempi di post incitanti all'odio che la presidente del Friuli Venezia Giulia e vice segretaria del PD Deborah Serracchiani ha condiviso sul proprio blog e sul proprio profilo social. Ognuno di noi, e il commento della presidente, può vivere momenti di difficoltà personale, lavorativa o emotiva, e tuttavia sono convinta che espressioni di violenza, insulti e minacce non possano essere mai e in alcun modo accettabili. Situazioni analoghe, che nulla hanno a che vedere con questo caso, aggiunge la Serracchiani, hanno portato le forze dell'ordine alla decisione di assegnarmi una scorta. Ringrazio gli agenti che mi seguono negli spostamenti da oltre un anno per la loro professionalità, che rende il tutto più tollerabile, ma comporta comunque una limitazione della libertà personale e della privacy. Chi pensa sia uno status simbolo, un privilegio, sottolinea ancora la Serracchiani, sbaglia di grosso. La Presidente nota tuttavia che il fatto di ricoprire un ruolo pubblico non deve rendere nessuno bersaglio di parole o immagini così inquietanti, perché tali sono e lasciano un segno. Tocca a noi fermarci e riflettere su come rendere nuovamente i social network un luogo di dibattito, conclude la Serracchiani, anche schietto e duro se si vuole, possibilmente costruttivo, sicuramente corretto e civile.
Ecco, quindi questa è la situazione per quanto riguarda la presenza di Siracchiani, che peraltro aveva già una scorta ancora dall'anno scorso, se non ricordo male, eravamo già incontrati in un paio di occasioni, manifestazioni pubbliche alle quali aveva partecipato e dove appunto si era presentata accompagnata da un uomo delle forze dell'ordine come appunto sua scorta personale. Sempre in attesa di Bruno Marini, io direi continuiamo a guardare il piccolo. Anzi, piuttosto vi porto prima sul sito di Trieste Prima, che riferisce di un'assemblea pubblica che si è svolta ieri sera al Caffè San Marco, tema la Ferriera, quindi il comitato 5 dicembre ha promosso questo incontro, c'era presente anche il sindaco Roberto Di Piazza. Allora vi darei una rapida lettura di quanto riporta Emanuele Esposito di Trieste Prima al Caffè San Marco: grande presenza per l'assemblea pubblica organizzata dal comitato 5 dicembre sulla questione Ferriera e gli ultimi avvenimenti in città. In primis lo sfogo di Arvedi trasmesso ai sindacati della serie "se il clima non cambia chiudo lo stabilimento". Ha aperto la discussione Andrea Rodriguez, appunto esponente del comitato, che ha ribadito che quello non è il futuro, ma ora il punto è come far chiudere l'area a caldo con una movimentazione popolare. Bisogna alzare il clima ostile, tra virgolette, con una pressione popolare che renda insopportabile la situazione. Il sindaco e l'assessore all'ambiente sono la punta della freccia e dietro devono avere una volontà popolare. Ora, come si alza questo clima? In passato abbiamo organizzato due manifestazioni. Un anno fa chiedevamo il rispetto delle regole, quella del 22 maggio era invece contro la decisione dell'allora sindaco Cosolini sull'area a caldo e poi con la richiesta delle dimissioni per Deborah Siracchiani. Ora una nuova manifestazione può avere un solo bersaglio, non politico ma direttamente Arvedi. Possiamo provare a impedire che anche l'Ilva di Taranto vada in mano a lui. Resta pure con il ammoniatoio, ma con il resto no. Vogliamo dare un nuovo segnale popolare o no? Questa è la domanda postata da Rodriguez. Gli siamo stati con il fiato sul collo, ma oggi, di 6 gennaio, c'è una conferenza dei servizi molto importante. Grazie all'accordo di programma firmato gli è stata rilasciata l'AIA, l'autorizzazione appunto ambientale, ma Arvedi ha firmato e si è preso l'impegno di fare una copertura del parco minerale, ma ora non vuole più coprirlo perché riguarda solo, fra virgolette, il 10% dell'inquinamento. Se oggi lui non presenta il progetto è fuori legge e quindi chiediamo la revisione dell'AIA. Chiederanno sicuro una proroga e comincerà la vera battaglia che abbiamo preparato con le associazioni e i comitati. Non si possono prendere solo i 41 milioni dell'accordo di programma senza però coprire il parco minerali, che poi a noi non ci interessa perché noi vogliamo che chiuda l'area a caldo. Da domani, cioè da oggi 26 gennaio, avremo anche il motivo per scendere in piazza. E quindi vediamo oggi cosa succederà appunto nel corso di questa conferenza dei servizi, quali novità scaturiranno per quanto riguarda la Ferriera di Servola. Questo è l'articolo su Trieste Prima, che poi va a riportare anche altre notizie che abbiamo già visto sul piccolo: 200 persone in Piazza Unità ieri sera per ricordare Giulio Regeni. E ancora una notizia che invece è pubblicata anche con grande evidenza dal quotidiano Il Piccolo e riguarda la scomparsa di un giovane triestino. L'hanno pubblicata qui un po' più avanti, aspettate che arrivo sulla pagina. Eccola qua, esce e va a lezione, poi scompare nel nulla. Emanuele Weichenberger, 29 anni, manca da casa da 2 giorni. L'ultimo a vederlo è stato un amico in Viale Campi Elisi. Questo ragazzo appunto è scomparso all'improvviso, poco prima della pausa, poco dopo la pausa pranzo lo scorso martedì. Da allora il suo telefonino è staccato e di Emanuele Weichenberger, 29 anni, si sono perse le tracce.
a dare l'allarme è stata la sua compagna Matilde Zacchigna, che ha subito postato su Facebook un appello. Ieri mattina la madre, Sara Simonovic, è andata insieme a lei in questura a sporgere denuncia. È disperata Matilde, che da qualche tempo vive con il suo compagno in un appartamento in vicolo San Fortunato a Roiano. Emanuele sta attraversando, dice, un momento difficile, soffre di attacchi di panico e poi racconta di quello che ipoteticamente potrebbe essere il motivo del suo grande disagio. La mancanza, dice, di un posto di lavoro. Fino a settembre Emanuele lavorava da center casa, ma poi il contratto è scaduto e non è stato più rinnovato. Così si è trovato senza posto, senza lavoro e quindi senza futuro. È caduto in poco tempo in depressione, allora si è iscritto all'ENAIP nella speranza di trovare presto qualcosa, ma è stato sempre peggio, gli attacchi di panico sono diventati sempre più frequenti. E quindi questo è l'appello appunto per cercare di ritrovare questo giovane. Viene detto che indossa una giacca nera da sci con la zip rossa, un maglione blu, jeans e scarpe da ginnastica blu. Ha con sé una borsa di pelle a tracolla e guida uno scooter Malaguti blu scuro targato DD12063. Quindi chiunque lo vedesse o sapesse qualcosa è pregato di contattare la signora al cellulare al 349 8514 971 a qualunque ora. Aiutatemi, vi prego, sono preoccupatissima. Questo è l'appello appunto della compagna e della madre del giovane Emanuele Weichenberger. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio Bruno Marini, al quale do il benvenuto e il buongiorno. Ben trovato. Buongiorno a te e ai telespettatori, chiedo scusa per il ritardo, assolutamente non indipendente dalla mia volontà, ma... Certo, capita insomma a un certo momento, e siamo in centro, ma per certi versi siamo un po' fuori mano per chi non guida e deve avvalersi di mezzi pubblici piuttosto che esatto, di un taxi. Esatto, infatti l'autista del taxi non ricordava bene dove era il seminario di via Besenghi. Ah, capito. Ed è entrato in un altro posto invece che in via Besenghi. In questo, nonostante credo sia abbastanza noto che la sede di Tele4 da ormai due o tre anni è nella sede del seminario di via Besenghi, però c'è ancora qualcuno che evidentemente non lo conosce. Chiaro, oppure magari non ha il navigatore attivo in auto, esatto, per cui uno mette via Besenghi 16 arriva. Vabbè, comunque, allora, possiamo partire da questa notizia, magari anche ripercorrere quello che è successo l'altra sera in Consiglio Comunale, no? Quando il sindaco ha annunciato la sua decisione sull'onda della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, in particolare della sezione di Brescia, che ha, in un caso analogo che riguarda le unioni civili, ha stabilito che non vi possono essere limitazioni per quanto riguarda l'utilizzo di determinate sale specifiche, e quindi ha annunciato che anche la sala matrimoni di Piazza Unità verrà messa a disposizione, dopo le polemiche ancora dell'anno scorso, anche delle coppie omosessuali che intendono sottoscrivere l'unione civile. Questo ha scatenato la reazione in particolare di Fabio Tuia, che fino a quel momento era vice capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, che ha usato anche delle espressioni piuttosto una frase piuttosto così discutibile, che è stata poi ripresa anche ieri mattina qui a Sveglia Trieste da Danilo Slocker, anche lui esponente. Allora io direi, magari per inquadrare il problema affinché tutti possano averne così piena contezza, perché magari qualcuno non ha seguito TG ieri, non ha visto le notizie, io vi riproporrei il servizio su appunto il caso Tuyach, come è stato definito. Vediamo poi cosa ne dice il giornale, sentiamo ovviamente un commento di chi ha vissuto in diretta, credo che lei era in Consiglio Comunale. Sì, io adesso spiegherò, perché poi quella sera sono stati due i fatti clamorosi che hanno portato, uno questo delle unioni civili e poi l'altro la mozione sul caso Regeni. Certo, arriviamo anche a quella. Forse è stata la mozione sul caso Regeni che ha provocato poi l'incidente politico per il quale, ma ne parliamo dopo il servizio. Ok, vediamo allora il servizio del TG di ieri. Ha fatto discutere, forse non ha fatto piacere a tutti, ma ha registrato nel bene o nel male una reazione. La provocazione di Fabio Tuyach sul nome della sala matrimoni non è passata in sordina, in particolare all'interno del suo partito e ancora più nello specifico da parte di Danilo Slocar, uno dei decani della Lega Nord, che questa mattina a Sveglia Trieste ha preso una dura posizione sull'argomento. Quello che non è accettabile è che... il neofita della politica, Tuyach, come lui dice, è nuovo alla politica,
non ascolti. Cioè, noi abbiamo cercato, non io personalmente, perché credetemi, è un bravo ragazzo, ma non ho nessuna freschezza di colloquiare con lui su queste dinamiche. Poi è preposto il segretario del partito e tutta una serie di figure. Mai non avrei pensato di dire queste parole, mai. Io aspetto lunedì che c'è un consiglio direttivo del partito, al quale invito Pierpaolo Roberti, quale segretario, a riflettere sul come arginare il bravo Tujak. Lui ieri sera non ha chiesto scusa, e io chiedo scusa a nome suo per le parole che ha usato, perché non è la prima volta, sono ripetute volte, e per me non è, è impossibile e non è giusto che la Lega vada sui giornali o sulle televisioni o indifferente sulle radio, ovunque, non per queste cagate, perché sono stufo, come direbbero a Trieste, gol pieno. Se non ci saranno delle prese di posizione, dovrò prendere atto e mio malgrado autosospendermi dal partito. Il sindaco è addirittura tranchant. Non lo conosco. Ecco, quindi questo è il nostro servizio di ieri, le dichiarazioni ieri mattina qui a Sveglia Trieste di Danilo Slocca, la notizia oggi sul quotidiano locale che appunto Lega Nord ha deciso di revocare l'incarico di vice capogruppo in consiglio comunale allo stesso Fabio Tujak. Vediamo se riesco a recuperare l'articolo, dov'era, adesso l'ho perso ma ero qui prima, abbiate la pazienza di aspettare qualche istante finché torno sopra la eccolo qua, la Lega Silura Tujak da vice capogruppo. Però Roberti annuncia punizioni anche per Slocca, che abbiamo appena sentito nel servizio, che sollecitava provvedimenti nei confronti del pugile. Magari vi do una rapida lettura dell'articolo di Fabio Dorigo: citare Vittorio Sgarbi in consiglio comunale definendo culimoni la sala matrimoni è costata al pugile Fabio Tujak la carica di vice capogruppo comunale della Lega Nord. Il provvedimento è stato preso dal vice sindaco e segretario provinciale del partito Pierpaolo Roberti dopo la sollecitazione televisiva appunto di Danilo Slocca, anima storica del Carroccio triestino. Ho sentito il capogruppo in consiglio comunale Paolo Polidori e gli ho chiesto di revocare l'incarico di vice capogruppo ora affidato proprio a Tujak, ha fatto sapere con tono scocciato Roberti annunciando provvedimenti disciplinari, peraltro non si conosce di quale genere, per Slocca, che aveva dichiarato a Tele4 di essere pronto ad autosospendersi dal partito se non fosse scattato un qualche serio ammonimento nei confronti dell'ennesima uscita del pugile. Abbiamo sentito appunto in diretta Slocca fare questa affermazione. Sono stanco di leggere sul giornale o ascoltare la TV faccende che niente hanno a che fare con l'enormità di atti concreti che stiamo portando avanti per far svoltare una città arenata a causa dell'inettitudine della sinistra. Per questo motivo, prima ancora di arrivare al prossimo consiglio direttivo della Lega Nord Trieste, in programma lunedì, ho deciso di prendere dei provvedimenti disciplinari nei confronti di Fabio Tujak e Danilo Slocca. Attacca Roberti, che non ha comunque gradito il fatto di essere stato tirato in ballo dallo Slocca stesso. Chiudo così la questione e torno a fare quello che realmente conta e che mi appassiona, lavorare per Trieste e Triestina, amministrare seriamente la cosa pubblica, combattere con intelligenza battaglie sacrosante come quella della difesa della famiglia senza perdere tempo in polemiche eccetera eccetera eccetera. Molti militanti tuttavia non hanno gradito i provvedimenti disciplinari nei confronti di Slocca, che è stato il primo a sollevare il caso Tujak. E avanti di questo passo, anche se in realtà era stata ancora Elena Danielis del Movimento 5 Stelle a raccontarci ancora l'altro ieri quanto era avvenuto in consiglio comunale questa frase appunto infelice di Fabio Tujak. Diceva Bruno Marini che però c'era anche un altro aspetto. Sono stati due fatti che hanno agitato particolarmente il consiglio comunale di lunedì sera. Il primo è stato la dichiarazione di Di Piazza che dopo i decreti attuativi del governo sulla legge sulle unioni civili e dopo la sentenza del TAR di Brescia non c'erano più ostacoli alla celebrazione delle cosiddette delle unioni civili nella sala matrimoni del comune. Io in quel momento non c'ero perché ero a rappresentare il comune a una cerimonia di presentazione di un libro sulla Madonna della Salute nel vicino convento
di Santa Maria Maggiore, tra l'altro un libro del maestro Davide Paoli Paolivic che vi consiglio di vedere perché è uno spaccato della storia della città stupendo, un libro appunto sulla storia della Madonna della Salute, sulla peste, sul colera del 1800. Quando, quando sono arrivato l'atmosfera era già un po' agitata perché questa dichiarazione di Di Piazza non aveva entusiasmato tutti quanti e devo dire che non ha completamente entusiasmato neanche me, perché forse è stata un po' frettolosa, nel senso che forse prima di prendere questa posizione così netta si poteva aspettare un attimo, perché la sentenza del TAR di Brescia, lui ha detto, fa giurisprudenza, nel senso che costituisce un precedente giuridico. Non è propriamente così, perché ci può essere anche il ricorso al Consiglio di Stato, ma lasciamo perdere questo. Il vero incidente politico è accaduto due ore dopo, quando si è cominciato a parlare del caso Regeni. Eravamo il giorno 23, il 25, come tutti sapete, ieri c'era la manifestazione e c'erano programmate le manifestazioni per l'anno dalla scomparsa del povero Giulio Regeni. Tutti credo ricordano le polemiche che questo ha provocato a Trieste con quello striscione e compagnia cantante. Il Partito Democratico a quel punto ha presentato una mozione, devo dire molto ben fatta, molto moderata, molto, in cui chiedeva di esporre non lo striscione ma un banner sulla rete civica del comune e che l'amministrazione comunale partecipasse alla manifestazione di ieri sera in solidarietà in ricordo di Giulio Regeni. A quel punto noi di Forza Italia, assieme il nostro capogruppo Piero Camber ha leggermente emendato questa mozione, la capogruppo del PD ha accettato l'emendamento perché un emendamento in comune deve essere accettato dalla proponente e noi e la lista di piazza abbiamo votato favorevolmente. Favorevolmente perché? Perché dopo il caos che la vicenda Regeni aveva già provocato a Trieste in consiglio comunale con lo striscione sì, lo striscione no, eccetera, non potevamo andare avanti a dividerci sui morti e sulle memorie, bisognava mettere la parola fine a questa storia di questo povero ragazzo che è stato torturato, ucciso al Cairo e quindi noi di Forza Italia e la lista di piazza abbiamo votato favorevolmente a questa mozione assieme al Partito Democratico e 5 Stelle, prova ne sia che questa mozione ha avuto 31 voti favorevoli e nessun contrario. Non hanno invece partecipato al voto la Lega Nord e Fratelli d'Italia. Dove l'atmosfera, tutto sommato, vedo che c'è una telefonata ma chiudo subito, è legittimo non partecipare al voto, avere anche una differenza di idee. Quello che ci ha un attimo sorpreso e infastidito fortemente a noi di Forza Italia ma anche alla lista di piazza e che il vice sindaco Roberti, che sostituiva Di Piazza, che non c'era e che quasi sempre lo sostituisce durante i consigli comunali, e sappiamo che Di Piazza non sopporta tanto i consigli comunali, specie quelli che durano fino a una certa ora, non ha fatto perché il rappresentante della giunta può far propria una mozione e quindi evitando la votazione. Noi chiedevamo che il rappresentante della giunta, che in quel momento era il vice sindaco Roberti, facesse propria questa mozione di Regeni. Dinanzi al suo rifiuto a farla propria, e qui mi si lasci dire che qui si è comportato più da leghista che da vice sindaco, è successo il bailam, ci siamo divisi e successivamente, subito dopo, è arrivata la mozione sulle unioni civili e lì c'è stato un po' una complicazione da cui deriva le notizie di Slocar, di questa frase di Tujak sulla quale poi dirò poi qualche cosa. E insomma la seduta ha lasciato degli strascichi politici piuttosto pesanti. Allora sentiamo il telespettatore e poi continuiamo ancora un attimo su questo argomento, ma non vorrei che esso domini tutta questa nostra mattinata perché abbiamo anche tanti altri argomenti certamente più interessanti. Pronto, buongiorno. Buongiorno a voi.
Prego. Buona giornata, mi sentite? Sì, 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 dica pure. Ok, faccio un ragionamento molto semplice. In antitesi con il ragionamento di Tullia. Allora, la sala matrimoni è praticamente un atto giuridico dove che due persone, indipendentemente da, si uniscono e tornando indietro col discorso, si chiama tornare matrimoni perché una volta la società era uomo donna. Quindi, ora che le cose sono un po' cambiate, non vedo nessun problema che una persona scelga con chi abitare, con chi avere un affetto. In seconda cosa, vediamo il reprendere di Tuviak, no? Della serie, potrebbe essere che c'era una serie possibilità che lui si è sposato in bianco prima con la cosa cattolica, con rito cattolico in chiesa, no? Avendo già dei piedi a carico, quindi è inutile sparare sulla gente non guardando indietro sotto schiena. Buona giornata a voi. Grazie, grazie a lei, buona giornata. Sì, il telespettatore dice, tu predica bene, ma forse razzola male, potrebbe essere perché questo il senso. Perché non ho ben capito. Perché il telespettatore sostiene che Fabio Turica si è sposato in chiesa quando aveva già comunque messo a mollo dei figli, quindi in qualche maniera, questo non so, ma queste sono le azioni del telespettatore, non siamo in grado di... Assolutamente, non voglio assolutamente entrare nelle vicende personali delle... dei singoli individui che non devono essere messi in piazza, anche poi tra l'altro io Tuliak lo conosco pochissimo, lo conosco da quando siamo diventati consiglieri comunali, quindi da 6 mesi, e devo dire, io ho parlato con lui buoni 20 minuti in una pausa del consiglio comunale anche quella sera. Parlando con lui, è una persona, appare una persona buona, moderata, tranquilla, è andato. E poi evidentemente quando ha o una telecamera o Facebook a disposizione, gli salta il grillo al naso e spara queste cose come questa di definire Culimoni la sala dei matrimoni del Consiglio Comunale, è un'espressione evidentemente da non usarsi, insomma, è un'espressione offensiva. Ma ripeto, mi stupisce questo perché conoscendolo di persona è una persona estremamente cortese, estremamente si può dialogare con lui, abbiamo parlato quella sera e lui di come lui si è avvicinato alla fede, di come la fede cattolica gli ha fatto cambiare idee politiche e anche questo, e come per lui la fede venga prima della politica e questo. E quindi poi devo dire, ecco, lo dico con tutto l'affetto, con tutta l'amicizia, mi stupisce ecco un po' come passi da un colloquio privato, anzi privatissimo, a cambiare completamente posizione e a fare queste sparate quando invece si trova davanti agli organi di informazione. Io credo che tutto sommato questo sia dovuto a inesperienza. Ecco. Lui è uno che non aveva mai fatto politica. È stato improvvisamente sbalzato agli onori della cronaca, ha preso anche un bel numero di preferenze, ne ha prese 500 dietro soltanto nella lista della Lega Nord a Roberti, e probabilmente non ha ancora acquisito bene la dimensione pubblica che certi interventi ha. Io lo dico con grande amicizia, con grande simpatia per lui e tutto, certe espressioni si possono usare scherzando in bar, bevendo il caffè, bevendo un bicchiere di vino, ma non si possono mai usare in pubblico, perché in pubblico diventano offesa
per determinati altri. Poi quello che è successo dentro la Lega Nord, beh, sono problemi della Lega Nord, che è un partito alleato, che rispetto, ma devo anche dire che l'uscita di Slocar di ieri mattina, beh, Slocar è un vecchio militante della Lega Nord, lo conosco da tanti anni, è uno che ha esperienza politica e probabilmente, come l'ha anche detto, si rende conto che usare espressioni di questo tipo mette alla fine in difficoltà lo stesso partito al quale appartiene, perché così finisce che la Lega è sempre sotto la bufera. Insomma. Certo, diciamo che se non ti chiami Vittorio Sgarbi è meglio evitare. Esatto, esatto. O sei Vittorio Sgarbi, in cui lui può permettersi tutto, perché io adesso non voglio esatto, ma certe parolacce in bocca a Vittorio Sgarbi non sembrano quasi più parolacce, sono delle espressioni, sono delle interiezioni, certo, ecco, io non la ripeto adesso, ma quando lui dice quella parola C, puntini, 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 O, non detta da lui, non sembra una parolaccia, ma è un'interiezione. Hai ragione tu, se non si è Vittorio Sgarbi è meglio andare prudente con queste espressioni, anche perché si corre sempre il rispetto di offendere gli altri, e questo bisogna assolutamente, assolutamente, soprattutto per noi politici, evitarlo, perché non va dimenticato che talvolta il linguaggio che noi usiamo e che è quello che poi veicolate voi come televisioni è un linguaggio che magari anche sentono i giovani e non è proprio educativo per un ragazzo di 10, 12, anche prima, 8 anni, oggi poi i ragazzini sono sentire questo tipo di espressioni. Bene, 9:30 passate, devo fermarmi per uno stacco pubblicitario, a tra poco. L'edilizia sembra andare a gonfie vele, addirittura, dice l'articolista, mancano almeno 500 operai. Questo grazie ai nuovi investimenti, nuove strutture alberghiere. Tant'è che le aziende, non trovando in loco maestranze disponibili, chiedono di poter assumere lavoratori extra Unione Europea. Trova un'inversione di tendenza a pochi decine di chilometri. Queste notizie che tu sottolinei sono estremamente, estremamente significative. Prima, guardando il piccolo, facevo la battuta che una volta i lavoratori cosiddetti transfrontalieri venivano a lavorare soprattutto nell'edilizia dalla Slovenia e dalla Croazia a Trieste. Adesso finirà che i nostri dovranno andare a lavorare in Istria, in Slovenia o in Croazia, perché non trovano lavoro. Il comparto dell'edilizia è il comparto che probabilmente ha sofferto di più in questi anni di crisi economica. Quindi noi abbiamo bisogno, e abbiamo bisogno in particolare come Comune di Trieste, di rilanciare, di aiutare, perché non è che tutto possiamo farlo, ma di aiutare a rilanciare l'edilizia. E come, cosa può fare il Comune? Appaltando lavori pubblici. E lì non è fatto direttamente dal Comune, ma l'ha fatto la Fondazione Cassa di Risparmio. Guardate quel gioiello, io sono andato domenica pomeriggio a vederlo, ma sono andato in un'ora che purtroppo non era, cioè, era talmente pieno di gente che non si riusciva neanche a prendere una cioccolata o a bere un caffè, quello che è significato Italy. No, Italy, non so se tu sei andato, no, ancora no. Enrico, vai, perché veramente merita, ma scegli un'ora. Ecco, voglio dire, interventi come quello, oltre a rendere bello il waterfront, servono perché tanto finalmente abbiamo finito con quello schifo del magazzino Vini che era 30 anni dato, però danno proprio un impulso all'edilizia. Ma noi in Porto Vecchio e col Parco del Mare famoso sul quale ci sono polemiche, noi abbiamo la possibilità solo in Porto Vecchio di creare 20, 30, 40, 50 Italy, ed è questo di cui noi abbiamo bisogno, anche perché non dimentichiamolo
che l'edilizia molto spesso traina il resto dell'economia. L'edilizia è un indice rispetto al quale si vanno a confrontare altri poi soggetti economici. Pensa, non c'entra niente, ma lo dico come battuta. Ieri all'annuncio di Trump, che non voglio entrare nel merito, della costruzione del muro in Messico, il Dow Jones, la borsa di New York, ha raggiunto i 20.000 punti, cosa che non aveva mai raggiunto. E anche Trump ha fatto riferimento alla necessità di aumentare fortemente la spesa pubblica per investimenti o per edilizia. Questo a dimostrazione, ripeto, non c'entra niente, non voglio qui dare un giudizio su Trump, ma a dimostrazione di come l'edilizia sia un comparto assolutamente fondamentale per l'economia. Certo, e tornando su Italy, io non ci sono appunto stato. Non vai, so perché... vai, ma vai in un'ora, il mio consiglio, io sono andato domenica alle 4, era strapieno, ripeto, non si riusciva. Vai in un'ora più tranquilla, in cui si può apprezzare, dirò ai cittadini che non l'hanno ancora visto, io l'avevo letto sul giornale, non l'avevo mai visto prima di domenica, quella vetrata sul mare è veramente favolosa. Cioè, quella vetrata, ecco, e bere o fermarsi a bere una pizza, mangiare un panino lì è veramente una vista eccezionale. Immagino. Complimenti ai progettisti, complimenti a chi ha fatto quest'opera. E non so perché il mio dietologo mi ha detto guarda non andare. No, non ma so guarda, io sono motivo. Guarda, ti confesso che sono anch'io un po' una leggera dieta perché mi hanno trovato il glucosio un po' alto e quindi ai dolci e questo devo rinunciare, non so come farò con i gelati che quindi sono anch'io un po' che devo. Ma io domenica sono andato a vedere, non ho preso neanche un cappuccino per dire, perché non era neanche materialmente possibile, però merita se non altro per il livello e la classe con cui è stato costruito. Allora, un altro telespettatore in attesa, pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, sì, Bruno prego. Ecco, scusate, solo un... Ecco, volevo dire che signor Marini, lei è un politico navigatissimo e quindi lei ha esperienza politica e la sa come che se si muove in politica. Adesso il centrodestra qua in Trieste, che Gabotà, no, eccetera, mi in tempi non sospetti ho detto che c'è una incompatibilità di pelle e adesso lei la dice, noi di Forza Italia siamo moderati. E quindi se noi avanziamo, e la Lega cosa è? Non è moderata. Allora voi se avete alleato con un partito che non è moderato. Adesso solo giusto per fare questa roba qua. Dopo se Forza Italia, quindi mi dico che nei partiti, nella coalizione di centrodestra, le incompatibilità di pelle, se non altro, di, noi siamo moderati. Adesso lei mi dici, Forza Italia è moderata. Fratelli d'Italia si è moderata, non so, la Lega si è moderata, quindi fare questa distinzione. Dopo, per quel che riguarda le espressioni, calemo un pietoso velo, no? Quindi questi slogan politici che le parti politiche mettono in atto per raggiungere la pancia degli votanti. Nel 1947 gli diceva se vienzo i comunisti di Mosca, i comunisti di Mosca i magna i fioi. Bossi, quando che voleva fare la Padania, quando che era la cerimonia del Po, a Venezia che ha detto una signora che esponeva la bandiera italiana, signora la butti la bandiera nel cesso. Quindi dopo qualche dunga ha detto perché non cannoneggiamo i gomoni che vengono. Quindi di lasciare il tempo che trova, semplicemente Tuliak, ingenuamente, e ha detto... Su questi principi che mi go, che non sono negoziabili, e mi esprimo così, e l'ha sgappato, ma comunque le espressioni che nel gioco politico tutte le forze politiche ha praticato, perché al lupo, attenzione, perché se viene quel fa quel, quell'altro.
Dopo, per quel che riguarda le emozioni in comune, lei la sa benissimo che le sono importantissime, le emozioni le fa i consiglieri comunali, che porta un argomento in più al sindaco, alla giunta, dicendo ma se va a verificare questo problema, quindi c'è una mozione che impegna la giunta comunale a esaminare questo problema che c'è venuto fuori adesso, quindi l'emozione ha tutta la dignità giuridica per essere fatta, quindi uno può dire mi non ascolto, mi ciappo, vado via, perché se viene accolta la mozione, le variazioni di bilancio, impegno di spesa, questo e quell'altro, e le emozioni ha il compito di rimpinguare il programma politico che è stato fatto in campagna elettorale. Grazie. Grazie, grazie Bruno, buona giornata. Lei la vedo così esperto che potrebbe venire a fare il consigliere comunale, perché quanto lei dice su Tullia, che abbiamo già parlato, non ritorno. Quanto lei dice sulle emozioni è vero, a rigore è vero, le emozioni sono un atto di indirizzo politico con cui si impegna la giunta a fare un qualche cosa o quello. Però più importanti dell'emozione, me lo consenta lei che la vedo molto ferrato sulla conduzione delle sedute, più importanti delle emozioni sono le delibere, perché le delibere producono un fatto giuridico e poi un fatto concreto. Le emozioni sono appena un atto di indirizzo politico. Allora vanno bene le emozioni, ma vanno bene come una volta, in cui erano nella parte finale della seduta del Consiglio Comunale. Ma come è capitato in questo Consiglio Comunale, dove c'è una o due delibere e poi 20 mozioni, per cui le delibere si fanno in 20 minuti e poi 5 ore sono occupate delle mozioni, questo mi consenta non va bene. Allora, sono le 10, devo dare uno stacco pubblicitario, a tra poco. Eccoci nuovamente in studio con Sveglia Trieste, sempre in compagnia di Bruno Marini di Forza Italia. Abbiamo un telespettatore in attesa. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Prego, dica. Sì, buongiorno, buongiorno. Innanzitutto buongiorno a tutti e ringrazio per l'ospitalità che mi date. Allora, volevo fare qualche considerazione molto breve proprio sul discorso TUIAC. Molto breve, molto concisa, ma penso inattaccabile, insomma. Ecco, questo è quello che volevo dire. Ecco, quando si parla di inesperienza di una persona politica che è appena arrivata appunto alla luce della ribalta, ecco, nel suo caso penso sia vero perché è lì in Consiglio Comunale da 6 mesi, però c'è anche da dire che è stato bacchettato varie volte, e per ultima anche quella sulla dichiarazione un po' così su un momento pedofilo. Ecco, secondo me da tanto tempo è diventato un consigliere imbarazzante e non solo per slocare. Ecco, questa era la mia prima considerazione. La seconda era questa, ecco, continuiamo a parlare di un ragazzo che sbaglia, di un ragazzo. Secondo me, a me risulta che sia un uomo di 37 anni, ecco, quindi una persona dotata di raziocinio e con un po' di esperienza di vita sicuramente alle spalle. Per quanto riguarda i 500 voti, io dico, e allora, ecco, io ad esempio, per quanto riguarda i consiglieri di 5 Stelle, ecco, hanno preso molti meno voti rispetto a Tuviac, ma secondo me per eleganza linguistica, per intelligenza, per cultura non sono certamente secondi a lui. Ecco, il problema di certa politica, a mio avviso, è che non si può dare certamente, come posso dire, ruoli di rappresentanza a persone così imbarazzanti. Questo è il mio modo di vedere. Un'ultima cosa che volevo dire, ecco, l'espressione, ecco, poco fa un vostro ascoltatore parlava, ecco, dell'espressione che lui, come posso dire, incarna l'espressione del cittadino, ecco, parlando di battute così un po' da caserma, ecco, che si possono dire al bar. Secondo me, ecco, lui è vero che l'hanno votato in tanti, ma ora che è in Consiglio Comunale, su quegli scranni, lui rappresenta tutta la cittadinanza, non solo quei 500 che la pensano in modo greve come lui. Un'ultima cosa che volevo dire, poi mi taccio, ecco, è che secondo me una persona dovrebbe fare anche un po' voto di unità. Ecco, lui sicuramente sarà stato, come posso dire, illuminato dalla fede, come diceva il consigliere Marini poco fa. Ecco, però secondo me l'unità è una, come posso dire, è una dote molto, molto rara, e che dovrebbe, come posso dire, essere incarnata anche da lui. Tempo fa avevo sentito ad esempio un'intervista sportiva di Tele4 al Caffè dello Sport, dove l'avevo sentito molto altezzoso, ecco. E, cioè, era una persona che si autocelebrava per un titolo italiano che aveva vinto. Ecco, secondo me a Trieste, con la posizione di campioni che abbiamo, gli olimpionici
imprenditori, titoli del mondo, eccetera, eccetera, che abbiamo, secondo me, ecco, non dovrebbe esserci le giuste misure, ecco, su un po' di tutto. Ecco, secondo me la persona non umile si vede anche da, dalle piccole cose. Grazie a tutti e buon lavoro. Buongiorno. Grazie, grazie a lei, buona giornata. Lei. Ma la telefonata era un po' disturbata, quindi non ho capito proprio tutto. Riguardo a Tujak, lei ha ragione. Indubbiamente è stato ripreso più volte, io ho detto prima una cosa che mi pare importante, che il Tujak che è sui banchi del Consiglio Comunale, quando ci scambiamo le battute durante le pause, quando parliamo, sembra un agnellino. Io l'altro giorno parlavo, ho detto ma quelle titolo pugilistico, ero campione d'Italia di pesi massimi, ho preso quasi paura, cavolo. Campione d'Italia di pesi massimi, e invece poi parlando, ripeto, mi parlava di questioni di fede, di questioni di quando ha fatto il cammino di Santiago, quindi una persona carinissima da questo punto di vista, veramente con la quale era anche piacevole parlare. Poi dicevo, e qui evidentemente gioca un po' l'inesperienza, perché una volta quando c'erano i partiti strutturati, uno così non lo mandavano subito in consiglio comunale, si faceva 5 o 10 anni di circoscrizione. L'inesperienza gioca e probabilmente quando ha una telecamera davanti, un giornalista davanti o questo maledetto Facebook, che io si sa che non sono molto tecnologico, ma dico maledetto come battuta, poi in realtà so che serve, però su certi provoca una deformazione mentale. Alcuni quando sono davanti al computer, alla tastiera del computer o al touch del dato, credono di poter dire e fare quello che vogliono, e invece no. Ci vuole autocontrollo da parte di un politico anche in quei momenti. Comunque io mi auguro che i dirigenti della Lega, ma non è soltanto i dirigenti della Lega, che Tujak alla fine capisca che certe espressioni, telespettatore prima diceva che è andato, ma che certe espressioni sono effettivamente offensive rispetto al dato. Allora io la ripeto, definire la sala matrimoni culimoni, insomma, come dicevi tu Enrico prima, se lo dice Sgarbi va bene, se lo dice Tujak, lo dico io, lo dice Piero Camber o lo dice Di Piazza, un altro che fa le battute però ha un'alta classe nel farla, va un po' meno bene. Insomma. Potremmo parafrasare un modo di dire, no? Visto che dicevi, ricordavi l'attività sportiva di altissimo livello di Fabio Tujak, potremmo dire anche nel suo caso ne ferisce più la lingua che un pugno, esatto. Abbiamo un telespettatore in attesa, pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno, dica. Pronto, buongiorno, mi chiamo Flavio. Volevo parlare un poco del sindaco definito sceriffo, no, anche? Sì. Volevo richiamare il sindaco di Pesaro, il quale la sfida del sindaco di Pesaro è liberare la città dai mendicanti accattoni e venditori abusivi, perché infrangono la legge, no? Questo sindaco di Pesaro ha fatto una delibera ancora in febbraio, per impedire questi abusivi con l'impiego di minori, anziani, disabili oppure simulando disabilità. Secondo quanto scrive il sindaco di Pesaro, la presenza di mendicanti è talmente assidua e insistente da pregiudicare la fruibilità, la dignità e il decoro dei predetti luoghi. Continua il sindaco di Pesaro che lui pensa che di multare anche chi dà l'obolo all'abusivo. Naturalmente questa delibera, secondo certi locali, è disumana, no? Il sindaco di Pesaro è tale Matteo Ricci, del Partito Democratico, non è un sindaco come tanti, perché è vicepresidente dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, inoltre responsabili degli enti locali. L'Assemblea Nazionale è quella che decide la linea politica del Partito Democratico.
Secondo i democratici di Trieste, questa delibera del sindaco di Pesaro, che è del Partito Democratico, è anche questa disumana oppure giustificata visto che la fa lui, no? Certo, non so se mi sono spiegato bene. Chiarissima, paragone chiarissimo, grazie, grazie. È interessante quando dice il signore, anzi se me la fa pervenire via mail questa delibera del sindaco di Pesaro, le sarò grato, il mio indirizzo mail è semplicissimo, è quello della regione bruno.marini@regione.fvg.it, ripeto bruno.marini@regione.fvg.it. E non sapevo francamente di questa delibera del sindaco di Pesaro, ho sentito parlare di Ricci, vicepresidente, e quello che lei dice è interessante, ma si sa che purtroppo in Italia, io l'ho detto lunedì in consiglio comunale intervenendo sul caso Regeni, se certe cose le fa la sinistra va sempre bene, no? È tutto bene, è tutto bene. Se certe cose le fa il centrodestra, allora saltano su tutti quanti, perché la sinistra in Italia, il Partito Democratico in genere la sinistra, ha una fortissima capacità di mobilitazione dell'opinione pubblica e di controllo dell'opinione pubblica e di quella che è la cosiddetta società civile, e diciamo che ha anche un controllo dei mass media, per cui molto spesso, ma molto spesso, ripeto, se una cosa la fa la sinistra, allora tutto bene, nessuno dice niente. Se la medesima cosa la vuole fare il centrodestra, si scatena l'inferno. E questa è una caratteristica, se me lo si consente, non solo italiana ma mondiale. A me ha colpito molto, io non ho, è la seconda volta che lo cito, ma non sono mai stato a Tele4 dopo che è entrato in carica. Io non sono un grandissimo estimatore finora di Donald Trump, nel senso che di presidenti conservatori, se ricordo Ronald Reagan, Reagan è stato per me forse il più grande presidente del XX secolo degli Stati Uniti. Però anche in America quello che mi ha colpito è le donne che protestano contro Trump prima che ancora entri in carica, ripeto, prima ancora che entri in carica. Ma Dio mio, ma aspetteremo di vedere i suoi primi atti, aspetteremo di vedere cosa ha deciso di fare, aspetteremo di vedere quali sono. Invece no, loro protestano ed è dato, e centinaia di migliaia di donne, ma anche qui i numeri sono gonfiati, vanno in piazza a protestare ancora prima che si insedi. Ecco, questo, vedete, questa è una certa deformazione per la quale in Italia, ma in tutto il mondo, ripeto, la sinistra o chi si proclama sinistra tende ad avere o crede di aver sempre ragione. Su questo tema ne abbiamo parlato nella parte precedente con l'ospite del Partito Democratico, proprio a proposito della democrazia, che è un po' così, quando soddisfa le tue posizioni allora è tutto, certo, bene, quando invece certo. Dà spazio democraticamente ad altri esponenti di colore, di idee opposte, allora subito levata di scudi. Questa certo, è forse una certo. delle grandi debolezze di questo, non solo quindi in Italia, abbiamo visto quando vinse Berlusconi nel 94, ma anche in America, che si dice sempre la culla della democrazia, quindi questo ci fa pensare come sta. Chiedo scusa al telespettatore che è in linea. Io avevo 20 anni quando fu eletto nel 1980 Ronald Reagan. Io ricordo che quando fu eletto tutti dicevano: oh, la guerra mondiale, questo è pazzo, guerra fondaio, getterà le bombe atomiche, scatenerà la terza guerra mondiale. E invece si è dimostrato uno dei più grandi presidenti della storia degli Stati Uniti. È andato a trattare, qui scusatemi l'espressione, questa volta la uso io un po' forte, con le palle con l'Unione Sovietica, è andato a trattare con Gorbaciov, ha raggiunto dei risultati e alla fine, grazie a lui, ma non soltanto a lui, il comunismo è stato addirittura sconfitto, e le sue scelte economiche hanno provocato un rilancio dell'economia americana di cui è durato fino al 2008, quando è scoppiata la crisi dei subprime. E quindi, e invece ricordo Reagan, pareva un pazzo, e questo è un po' quello che
che succede un po' in tutto il mondo e in particolare anche in America, dove, per dire, dei grandi attori, delle grandi attrici di Hollywood, di quelli che ricordo, solo Clint Eastwood è schierato con la destra e ha preso posizione con Trump, e tutti gli altri, tutto il mondo cosiddetto del cinema, delle arti, è tutto schierato a sinistra. Certo, mi viene da ricordare comunque che nell'epoca di Ronald Reagan a Roma c'era un papa che forse anche qualche un ruolo, infatti, certamente, sui temi che dicevi lo ha avuto. Certamente, no? Infatti il comunismo non l'ha buttato giù soltanto Reagan, ma non volevo citare sempre perché dopo dicono che sono Cesotto, io. Un po' Cesotto, ma l'hai citato su un papa come Giovanni Paolo II, che non a caso adesso è santo, ha avuto assieme a Reagan un ruolo enorme nella caduta del comunismo e, diciamo la verità, nel cambiare la storia. Abbiamo un altro telespettatore, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, suo ospite. Prego, dica. Adesso faccio un collegamento impossibile tra Reagan e Tulliak. Il concetto però è lo stesso. In effetti c'è una persona che è stata eletta con suffragio personale, il secondo del partito, eccetera, che adesso viene contestata e al limite minacciata di essere espulsa dal partito. Ma io dico, il partito viene creato da chi viene eletto e quindi all'interno del partito detta le sue cognizioni, le sue aspettative, eccetera, e quindi ha un ruolo. Adesso il fatto di sminuire questo ruolo perché è diverso da quello che si vorrebbe fosse, è come dire io la votazione non la riconosco e quindi elimino la persona votata dalla collettività. È un assurdo. Volevo un commento da Marini. E poi, giusto per chiudere e spezzare una lancia al povero tassista che non sapeva dov'è il seminario, penso che Marini le indicazioni poteva dargliele molto bene. Grazie. Grazie, buona giornata. Questa è una battuta. No, ma io il seminario effettivamente è una battuta, ma una battuta simpatica. Lo conosco perché a 19 anni venivo qua ed ero segretario del Consiglio Pastorale Diocesano e quindi effettivamente lo conosco, però non sempre purtroppo è possibile. E, sì, perché poi Marini non guida, no? Quindi chi non guida... No, esatto, quindi è un po'... esatto. E, no, riguardo a Tuiak... Cioè, esatto, l'osservazione del telespettatore era, mi ha fatto un attimo la battuta finale, mi ha detto, ho perso un attimo il filo, la battuta finale del tassista mi ha fatto perdere questo di Tulliak. Ah, okay, sì. No, dicevo, adesso ho ricollegato. Io non entro nelle questioni per educazione politica, questo mi hanno educato da quando ero nella Democrazia Cristiana, hanno detto a non occuparmi degli affari degli altri partiti, a fare sempre occuparsi dei problemi del proprio partito, e questa è una cosa di cui faccio, io mi preoccupo dei problemi interni di Forza Italia. Se c'è da fare polemiche le faccio dentro il partito, non mi occupo dei problemi interni degli altri partiti. Purtroppo però il caso di Tuiak mette evidentemente, ma ripeto, questi sono affari della Lega Nord, sono problemi della Lega Nord. Io ho sentito ieri sera a Tele4 e ho visto stamattina Il Piccolo che non è che lo vogliono cacciare dalla Lega Nord, gli hanno tolto il ruolo di vice, capogruppo. Se gli hanno tolto il ruolo di vice capogruppo, evidentemente avranno valutato i massimi dirigenti della Lega Triestina, il segretario Roberti e il vero capo della Lega Triestina, che è l'onorevole Fedriga, che evidentemente certe esternazioni di Tuiak danneggiano la stessa Lega Nord. Ancora un telespettatore, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Anna. Prego, buongiorno, Anna, buongiorno. Non si sente niente comunque nella linea telefonica. Volevo dire questo, ascoltando questa mattina le ragioni del ragazzo di prima della sinistra, Alessandro Tronchini, che ha detto sì, che i fondi
europei non vengono spesi. Si deve pensare ormai al governo. Adesso sento che il signor dice che non ci danno fondi, li danno ai paesi nuovi affiliati. Adesso io vorrei sapere una cosa: chi dice la verità? Perché intanto qui a Trieste si parla di fare tante cose, ma non si fa quasi niente. Il magazzino Vini è opera di un privato, ma per tutto il resto della città che sta attendendo ci sono ruderi e scheletri in tutta la città che potrebbero essere messi veramente in attivi, essere qualcosa di lustro per la nostra città. E abbiamo un terrapieno di Barcola che sarebbe il punto ideale per fare il Parco del Mare, perché lì veramente i turisti, se vogliamo chiamare i turisti, si fermerebbero arrivando a Trieste nel Parco del Mare con una spiaggia da poter usufruire, e sarebbe una cosa che darebbe tanto pregio alla nostra città. Invece si discute su dove metterlo, lo metteremo di qua, lo metteremo di là, e si tira avanti e non si fa niente. Certo, va bene. Il risultato è questo: sia la sinistra che la destra state preparando la culla per i 5 Stelle. Questo è il fatto, perché la gente è tanto arrabbiata che vota 5 Stelle. E questo dovete mettervi bene in testa. Se arriveranno i 5 Stelle al governo, l'Italia sarà nel caos. Grazie, buongiorno. Grazie signora, buona giornata. No, io credo che prima Bruno Marini intendesse che non arrivano più fondi europei come accadeva in passato, cioè nella quantità, ma no, fondi europei ne arrivano, esatto, ancora, bravo, adesso, bravo. Sono però molto mirati, sono specifici per determinati progetti. Esatto, esatto, è quello che due cose che ha detto la signora mi interessava chiarire. Io non ho detto che non arrivano fondi europei, ho detto che i fondi europei vanno soprattutto negli stati di nuova adesione alla comunità europea. Quindi in questo momento ad essere particolarmente favorita nella distribuzione dei fondi europei è la Croazia, che è entrata nel 2013 o 2014, non mi ricordo dove è andato, e la Slovenia che è entrata nel 2004. Noi ne riceviamo ancora un po' come zona di confine, ma certamente non quanti ricevevamo ad esempio negli anni 80 e 90. Lei pensi, signora, che tutto il progetto Urban, tutta la ristrutturazione o quasi tutta la riqualificazione di Civitavecchia è stata fatta coi fondi, europei. Quindi io sono d'accordo e riprendo: Di Piazza in campagna elettorale aveva promesso una cosa che credo gli abbia fatto anche questa prendere parecchi voti, che avrebbe creato un assessorato o che avrebbe creato una struttura per intercettare quanti più fondi europei è possibile intercettare. Spero lo faccia, forse non ha trovato ancora la persona giusta, ma come è stato bravo nel trovare questo consulente per la ferriera, il professor Barbieri, credo si possa trovare anche qualche esperto di fondi europei. Ne suggerisco via televisione uno, il dottor Giorgio Tessarolo, per tanti anni direttore che è adesso in pensione, da alcuni anni direttore del settore fondi europei della regione. Per quanto riguarda l'ultima considerazione, signora, che lei ha fatto sui 5 Stelle, sono d'accordo con lei. Qui c'è il rischio che nel non fare niente o nel far poco o nell'amministrare male di tirar su sempre i 5 Stelle, e i risultati della politica dei 5 Stelle li vediamo a Roma. Basta vedere come è ridotta Roma, basta vedere cosa sta succedendo al Comune di Roma, vediamo come il voto ai 5 Stelle è comprensibile, ripeto, è comprensibile e rispettabile come protesta. Ieri Sgarbi, ieri sera, scusate ma devo usare una parolaccia, chiudendo Matrix, Sgarbi ha detto che il voto ai 5 Stelle è di quelli che invece di scrivere sulla scheda elettorale merda,
votano il simbolo di 5 Stelle. Scusatemi per la parolaccia, però qui ho dovuto ripetere un'espressione che ho usato ieri sera, stanotte Sgarbi a Matrix. È indubbio, i 5 Stelle sono un partito e sono un fenomeno di protesta, pigliano i voti di protesta, sono d'accordo con lei signora, guai a Dio se andassero a governare l'Italia. Comunque la Croazia è diventata il 28esimo Stato membro dell'Unione Europea il 1 luglio 2013. Ah, ecco, 2013, non ricordavo esattamente, il primo comunque, era 2013 o 2014. Sì. Tronchin, l'ospite prima di te, lavora all'area di ricerca in una società che si occupa proprio di istruire le pratiche per i fondi europei, specificamente rivolta anche al mondo della ricerca, mi diceva che hanno portato a casa con l'ultimo bando 5 milioni di euro per vari progetti che hanno curato loro. Quindi, ma perché anche qua progetti vengono finanziati le persone preparate, competenti che sanno fare. Ricordo che negli anni 90 a trovare i soldi per la ristrutturazione di Civitavecchia, che tutti ricordano com'era, io la ricordo in particolare perché il mio primo incarico devo andare in pubblicità Marini, chiedo scusa, presidente della Civitavecchia di San Vito, fu proprio l'allora direttore degli affari europei della regione, il dottor Giorgio Tessarolo. Qualche istante di pubblicità, torniamo subito con voi. Eccoci nuovamente in diretta, ma siamo in chiusura perché abbiamo praticamente un minuto e mezzo, quindi ringrazio Bruno Marini, non so se c'era ancora qualche flash che voleva esprimere, altrimenti ci salutiamo e lo ringrazio per... No, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e domani sera mi hanno invitato a Ring, ma questa volta per parlare come consigliere regionale di politica regionale, quindi con i telespettatori più affezionati che saluto tutti quanti con un bacione a Firenze, dato ci diamo appuntamento a domani sera. Bene, domani. Vi ricordo che però Ring c'è anche questa sera, condotto da Marco Stabile, il tema saranno le unioni civili, gli ospiti ve li posso preannunciare: Antonella Grime, segretaria regionale del Partito Democratico, poi il presidente di ACI Gay Trieste, Elena Danielis del Movimento 5 Stelle, Michele Babuda di Forza Italia, Salvatore Porro di Fratelli d'Italia e un leghista, un esponente della Lega Nord al posto di Fabio Tuglia, che pare questa sera non potrà venire. Vi ricordo come sempre di 13:20, 19:30 l'appuntamento con l'informazione, con i nostri telegiornali, alle 18 Trieste in diretta. Vi ringrazio ancora per averci seguito, per aver telefonato come sempre numerosissimi e vi auguro una buona giornata.